Sindaco, assessori, segretaria, pubblico, buonasera a tutti. In occasione di questo Consiglio Comunale che mi trovo a presiedere per la seconda volta, vista l'assenza del Presidente Pasquale Coppola per motivi di salute, al quale va il nostro saluto, facciamo appello al senso di grande responsabilità e di maturità che contraddistingue questo Consiglio Comunale. Vorrei proporre un minuto di silenzio per Nunzia e Anna, madre e figlia coinvolti pochi giorni fa in un tragico e assurdo incidente. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Ah, sì. Buonasera. Coppola, assente. Formisano. Presente. Vitillo Pasquale, assente. Cirillo. Marra. Berritto. Chirico. Pagano. Acanfora, De Quattro, Vitiello Francesco, Carotenuto, Pisacane, Cascello, Barchiesi, Pesce, Ambrunzo, Quartucci, assente, Salvati, assente, Santocchio, assente, Matrone, assente, D'Alessandro, Cucuraci, Rabiotta, Entra Vitiello Pasquale. Vitiello Pasquale, 5 assenti, 20 presenti, sindaco compreso, prego. Allora, si apre la seduta di Consiglio Comunale. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta precedente. Qualcuno vuole intervenire? Prego, consigliere. Chiedevo alla segretaria comunale se è stato provveduto ad inviare gli atti relativi alla, diciamo, alla discussione che c'è stata in aula sul consorzio delle farmacie. Sono stati detti pubblicamente diciamo, elencati dei Finta il reati, consigliere Matrone. farmaci scaduti presenti nella cosa, capannoni acquistati, insomma, non lo so, poiché si è parlato anche di un rapporto di amicizia tra me e il Presidente del Consiglio, del Presidente del Consorzio, non vorrei avere nessun problema del genere. Quindi, se questi atti possono essere avviati alla Procura, in modo che se ci sono reati evidenziati sia possibile perseguirli secondo legge. Allora, diciamo, non è compito del Consiglio Comunale inviare Ma queste. io lo chiedo però. Magari potete farlo voi personalmente, chiedete copia del verbale. È stato detto in consiglio e deve essere il consiglio a farsi carico di una notizia pubblica. Non è un fatto rilevare, no? È stato detto qua, io l'ho detto qua. Sì, infatti, cioè, voglio dire, il Consiglio Comunale è composto da maggioranza, minoranza, voglio dire, visto che lei sta alzando queste cose, può anche, insomma, farlo lei, chiede copia Se del non volete verbale. inviarli voi, votiamo, non si invia, non li inviate, li invio io. Però io chiedo al Consiglio Comunale, questo è un organo istituzionale, siamo venuti a conoscenza di un reato e penso che come istituzione pubblica un reato va detto, Ma no? gli argomenti all'ordine del giorno non si possono votare, insomma, se volete fare una proposta, non lo so. La mia proposta è questa, di inviare alla Procura. Ma non è un
dettagliatamente quello che è stato il dibattito delle cose, poi sarà la procura a vedere se ci sono o meno. Però all'ordine del giorno di oggi non c'è questo argomento. Io vi sto chiedendo di inviare alla procura il dibattito. Se ci sono reati vanno evidenziati alle evidenze della procura. Allora, per me non è competenza del Consiglio Comunale, quindi allora, io non lo farò come Presidente del Consiglio. Allora, se lo vuole fare lei come consigliere non ci sono problemi, ma io come Presidente non accetto questa sua proposta. Vabbè. Allora, passiamo oltre, ci sono altri interventi sull'approvazione verbale seduta precedente. Ma io non sono un giudice. Neanche il segretario è un giudice. E lo facessi sono atti personali. Andiamo avanti. Allora. Argomento numero uno, sì. Approvazione verbale. Allora, approvazione verbale seduta precedente del 7 ottobre 2013. Mettiamo a votazione la proposta. Proposta numero uno, per alzata di mano. C'è nessuno che interviene? Qualcuno vuole intervenire su questo argomento, sul verbale? No? Per alzata all'unanimità approviamo il primo punto? All'unanimità. Sì. All'unanimità, sì. No, astenuto. Ambrunzo e Pesce. Va bene. Allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Interrogazioni, interpellanze, mozioni, raccomandazioni e ODG. Allora, la prima è un'interrogazione a risposta orale arrivata in data 25 settembre 2013, protocollo 21425, a firma del consigliere Michele Raviotta. Prego, consigliere. Signor Presidente, gentili colleghi, pubblico, questa è un'interrogazione che ho presentato per ciò che riguarda la zona del Plaza, per capirci bene. Interrogazione a risposta orale sulla richiesta di istituire il senso unico in via Dossetti. Egregi signor, l'ho inviata all'assessore alla viabilità, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale. Con la presente il codice ti intende evidenziare le continue proteste e segnalazioni dei cittadini residenti in via Dossetti riguardanti i pericoli e i rischi per l'incolumità fisica degli stessi causati dal flusso intenso di autovetture e data inadeguatezza della carreggiata a sopportare il doppio senso di marcia. Considerata l'importanza di tale arteria in prossimità dell'importante e frequentatissimo centro commerciale Plaza, onde prevenire inevitabili incidenti, assicurare una migliore fluidità del traffico e soprattutto salvaguardare la sicurezza dei cittadini, chiede se l'amministrazione comunale sia a conoscenza della gravità della situazione, quali sono le determinazioni in merito per la soluzione della problematica e mi permetto di suggerire che venga istituito il senso unico in via Dossetti, rispettando il senso di marcia da piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino verso il centro commerciale Plaza. Grazie. Il problema della viabilità credo che sia un problema un po' anche più complessivo, no? Soprattutto rispetto al piano viario da mettere in campo e credo che sia uno dei temi sui quali abbiamo provato a ragionare più volte, provando anche a trovare una serie di soluzioni che sono difficili poi da trovare perché insomma abbiamo un problema di strade, cioè quelle sono, quindi il piano viario da attuare diventa quasi insomma come durante i mondiali, no? Cioè, insomma, bisogna mettere in campo la formazione, ognuno la pensa a modo proprio. Io ritengo che su questa vicenda debba nascere anche una discussione, magari nell'ambito di una delle commissioni consiliari, sul tema della viabilità e del piano viario possibile o delle modifiche eventualmente da poter apportare. Perché chiaramente i consiglieri comunali comunque hanno una percezione del territorio e anche, come hai fatto tu insomma questa sera,
delle proposte da mettere in campo, che tengono conto a volte anche delle buone ragioni che ci vengono suggerite dai commercianti o dai cittadini. Quindi sul piano complessivo dico, se fosse possibile in una delle commissioni consiliari cominciare a ragionare per esempio di questo tema, cioè del piano viario che insomma si può strutturare, cioè delle possibili modifiche che possiamo mettere in campo rispetto all'attuale piano viario. Sulla vicenda di Via Rossetti c'è una risposta anche del comandante del Maggiore D'Ambroso, che dice, in riferimento alla nota a firma del consigliere comunale Michele Raviotta relativa alle problematiche adiacenti al centro Plaza e precisamente alla zona circostante a Via Rossetti, lo scrivente ufficio comunica che al più presto saranno adottati provvedimenti atti a circoscrivere, nonché redimere le situazioni di pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità, trasformando l'area in uno spazio disponibile e accessibile a tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo libero in piena libertà e serenità. Si precisa inoltre che sarà analizzata la richiesta dell'istituzione del senso unico di Via Rossetti e in concerto con il responsabile dell'ufficio manutenzione strade si decreteranno misure idonee finalizzate a regolarizzare il transito veicolare limitando rischi e pericoli per la collettività. Al di là dei buoni propositi espressi dal comandante, ripeto, io credo, lo dico a Raviotta insomma, e anche naturalmente agli altri consiglieri, se fosse possibile, tra i temi di cui si discute nell'ambito delle commissioni consiliari, dove naturalmente si cerca di essere propositivi insomma, su temi importanti che riguardano la città, fosse possibile provare a mettere in campo una proposta di piano viario con una serie di modifiche, ecco, come quella insomma, proposta per esempio per Via Rossetti, da vagliare anche poi eventualmente con i nostri tecnici, sarebbe, credo, un atto di grande concretezza. Quindi vi invito già dalle prossime riunioni a provare naturalmente a fare questo tipo di ragionamento, al di là insomma, di Via Rossetti, un po' su tutta la viabilità cittadina, cioè provando a mettere in campo soluzioni possibili. Il comandante insomma, ha detto che naturalmente ragionerà su questa cosa, però io vorrei che partisse magari proprio da noi un atto di indirizzo forte in cui, convinti naturalmente delle possibili modifiche da apportare, insomma arriviamo anche qui, dico in Consiglio Comunale, a fare una discussione su una tematica che è tecnica, che però a volte ha bisogno anche di suggerimenti di chi naturalmente vive, io dico, la viabilità a contatto con i cittadini, insomma magari possono uscire fuori delle idee positive. Consigliere, si ritiene soddisfatto? Allora, io ho visto, almeno da quello, dalle parole del sindaco e anche dalla risposta che ha dato il comandante, vedo che c'è una disponibilità comunque. Volevo solo dire una cosa, io ho parlato di Via Rossetti perché in questo momento Via Rossetti ha fatto questa segnalazione. Sono d'accordo con il sindaco che bisogna affrontare la problematica della viabilità nella sua complessità e visto che abbiamo anche qui l'assessore Elefante, credo che sia anche assessore alla viabilità se non erro, no, va bene, mi scuso allora, noi dall'opposizione siamo pronti, anzi la prendo con favore questa idea, ma non è nostro, noi abbiamo bisogno di un progetto da parte dell'amministrazione comunale e l'opposizione darà sicuramente il proprio contributo fattivo e costruttivo, come sempre del resto abbiamo fatto, nell'interesse generale della nostra collettività, andando incontro a quelle che sono le istanze anche dei commercianti, perché spesso in alcune zone di Scafati l'attuale piano viario ha penalizzato fortemente i commercianti. Quindi la prendo favorevolmente questa proposta, personalmente mi attiverò nelle commissioni sperando di dare un servizio ai cittadini e cogliendo nelle parole del sindaco anche una disponibilità ad andare incontro ai cittadini di Via Rossetti. Grazie. Allora, passiamo alla seconda, ad un'interpellanza protocollata in data 30 settembre 2013 col protocollo 22.011 a firma del consigliere Vittorio D'Alessandro. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buonasera. Questa storia ha avuto inizio quando ho avuto modo di visionare una delibera di giunta, la 209 del 13 settembre, dalla quale emergeva che era stato approvato un progetto denominato Una mano per chi ha bisogno, su proposta dell'assessore ai servizi sociali, e che per attuare questo progetto occorrevano 30 figure professionali per supportare i pochi dipendenti che già operavano
nei servizi sociali. A prescindere dalla quantità, a mio parere sproporzionata, basti pensare a 5 sociologi, ma a prescindere che anche da quella delibera traspariva la chiara volontà di gestire ormai in proprio i servizi sociali, come troviamo conferma stasera dalla questione posta all'ordine del giorno di cedere le azioni del patto e di uscire di fatto dal piano di zona dei servizi sociali. Ormai l'intenzione dell'amministrazione è questa, sembra evidente, ma quello che mi colpì, a prescindere da tutto ciò, quello che mi colpì in quella delibera è che non veniva fatto in alcun modo cenno alle modalità di assunzione delle figure professionali necessarie. Vi era solo un passaggio finale nel quale si diceva trasmettere la delibera all'ACSE, ma non si comprendeva cosa volesse significare. Mi sembrò all'epoca quindi opportuno subito chiedere con un'interpellanza al sindaco di illustrare le modalità e i criteri con le quali sarebbero state selezionate le figure. E tale richiesta è nata ancora prima di tutte le polemiche sui giornali di qualche giorno fa. Questa richiesta è nata oltre 2 mesi fa, prima delle risposte dell'assessore del neopresidente dell'istituzione Scafati Solidale, che chiaramente ha detto che Scafati Solidale non assumeva nessuno e che il bando, non si comprende a quale bando si fosse riferito il presidente, era stato affidato al piano di zona, mentre poi, come riportato dai giornali, chi si è presentato al piano di zona ha avuto delle risposte molto evasive, addirittura sembra che fosse stato invitato a denunciare ai carabinieri quanto stava accadendo. Quindi attendo una risposta che faccia chiarezza definitivamente sulle modalità di assunzione in ossequio ai principi generali di buona amministrazione e di corretto funzionamento degli uffici pubblici, anche se la risposta credo di averla già letta ieri su un quotidiano dove il presidente di Scafati Solidale ha dichiarato che le assunzioni sono state effettuate da un'agenzia interinale per conto del patto. E quindi chiedo a lei, sindaco, di fare definitivamente chiarezza sui fatti e in particolare come si è proceduto alle assunzioni, con quali criteri e quando e come è stata pubblicizzata questa procedura selettiva. Grazie. Credo che bisogna fare chiarezza, insomma, ha fatto bene lei a portare l'argomento qui in Consiglio Comunale, perché se insomma l'avessi ascoltata per la prima volta, ma sarei quasi convinto, diciamo, insomma, di cose strane accadute. Vedo che c'è anche molta confusione nelle cose che ha detto, probabilmente dettate dalla non conoscenza degli strumenti. Una cosa è la patto territoriale, altra cosa è il piano di zona. Quando lei dice stasera ce ne vogliamo uscire, quindi capisco che insomma, vogliamo abbandonare le politiche sociali gestite nell'ambito del fondo unico di ambito e quindi insomma, del piano di zona, beh, sta dicendo una baggianata tra virgolette, perché la patto non si occupa di politiche sociali, la patto si occupa o si occupava, perché insomma, lo strumento ha perso naturalmente insomma, l'azione che aveva messo in campo negli anni passati, di fondi comunitari. E poiché da 3 anni a questa parte diciamo, non ha messo in campo le stesse azioni di un tempo, noi lo abbiamo ritenuto uno strumento in questo momento vuoto o svuotato delle capacità o delle possibilità che aveva invece dimostrato negli anni passati. Tant'è vero che per esempio per il Più Europa non ci siamo affidati alla patto territoriale ma a una struttura interna, il che insomma, ha un significato profondo, cioè questo comune non ha creduto, così come tanti altri comuni che ne fanno parte, più nella patto territoriale, e quindi oggi decide di mettere questo argomento all'ordine del giorno e di fare una discussione poi insieme anche eventualmente delle valutazioni, che sono le stesse che naturalmente sono state fatte anche da altri comuni e dalla stessa provincia, insomma, in modo trasversale, perché su questo tema, su questo argomento, anche esponenti del PD hanno detto le stesse cose che questa sera sulla patto dirò quando si discuterà della questione della patto territoriale. Ancora più illogica è la questione che accennava lei relativamente all'ACSE, no? Al servizio che inizialmente era stato affidato all'ACSE. Guardi, se avessimo continuato o se fossimo andati ancora in quella direzione, cioè l'affidamento dei servizi all'ACSE, beh,
probabilmente avrebbe potuto lei strumentalizzare questa faccenda, se fossimo andati in quella direzione, avrebbe potuto strumentalizzare la vicenda dicendo ve ne volete uscire, insomma, probabilmente dal piano di zona perché avete deciso di affidare i servizi sociali non al piano di zona come prevede la norma, ma all'ACSE. Insomma, era più capibile questa vicenda. Invece cosa abbiamo fatto? Dopo le elezioni abbiamo raccolto naturalmente le difficoltà che venivano dal governo nazionale in tema di trasferimenti, il problema naturalmente di garantire soprattutto i servizi sociali, e abbiamo provato a costruire servizi sociali in un unico progetto con delle figure professionali trasversali che dovevano agire sui progetti che abbiamo costruito in questi anni. Cioè, la stessa figura, faccio un esempio, il sociologo, lo psicologo, insomma, e le altre che sono previste qua dentro, i ludotecari, che prima agivano su un solo progetto, oggi invece agiscono in modo trasversale su tutti i progetti. Su quali progetti? Sui centri polifunzionali, sul centro per disabile di Via della Resistenza e così via. Questa cosa ci consente naturalmente anche di razionalizzare la spesa, che è diminuita rispetto alla gestione passata. Cioè, noi riusciamo a garantire gli stessi servizi attraverso una razionalizzazione del personale. Quando lei dice, leggo 5 sociologi, insomma 2 psicologi, prima ce n'era uno, insomma, il numero di ore è stato diminuito, cioè il costo complessivo, quindi dei progetti, è inferiore rispetto al passato. Non parliamo chiaramente di assunzioni, lo sa meglio di me, perché parliamo naturalmente di un progetto e parliamo di compensi, e questo naturalmente anche per far capire all'esterno, che vanno e partono dai 150 euro mensili, che qualcuno sente, dall'altra parte dice il sindaco, hanno fatto assunzioni, 30 assunzioni, cavolo, 30 assunzioni. Poi magari se parliamo con questi operatori dicono ma quali assunzioni, qui si tratta naturalmente di faticare, di sgobbare, anche per pochi centesimi, ma di questi tempi anche quei pochi centesimi fanno volume all'interno delle famiglie. Che cosa abbiamo fatto? I servizi sociali vengono costruiti attraverso il piano di zona, questo lo prevede la norma regionale, perché la Scafati Solidale non è un soggetto esterno al comune, né un soggetto che in autonomia può fare nulla, quindi non lo potevamo fare attraverso la Scafati Solidale, ma lo dovevamo fare attraverso il FUA, cioè il Fondo Unico di Ambito, che è quel fondo all'interno del quale i 12 comuni che fanno parte del piano di zona riversano le proprie risorse e danno indicazione al piano di zona in che modo vogliono costruire i servizi sociali. Ogni comune mette una quota di compartecipazione e in base alla quota di compartecipazione che mette riceve i servizi. Non so se è chiaro il ragionamento. Noi abbiamo messo 25 euro pro capite, che fa una cifra che è pari a 1.300.000 euro all'incirca, qui parliamo solo di 250-40.000 euro perché naturalmente il tutto è rapportato solo agli ultimi mesi di questo anno, e attraverso il piano di zona si costruiscono i servizi. Le assunzioni, come le ha chiamate lei, ma non si tratta di assunzioni, sono state fatte attraverso un'agenzia interinale. Perché l'agenzia interinale? Perché il piano di zona in questa fase, anche per il proprio personale, si sta servendo di un'agenzia interinale. Questa agenzia interinale è stata individuata non dal sindaco di Scafati, non dalla giunta comunale, non dai servizi sociali del comune di Scafati, non dalla Scafati Solidale, ma questa agenzia interinale è stata individuata dal piano di zona attraverso il coordinamento istituzionale. Chi fa parte del coordinamento istituzionale? Fanno parte i 12 sindaci dei comuni del piano di zona, i quali a maggio scorso, mentre io facevo la campagna elettorale e combattevo naturalmente contro di voi, cioè, che eravate candidati dall'altra parte, i sindaci si sono riuniti, io in quella riunione ero assente perché non ho avuto modo di partecipare alle riunioni di piano di zona nel periodo di campagna elettorale, e hanno deciso che
insomma, finché insomma, non si fossero riorganizzate o finché non ci fosse stata una riorganizzazione dei servizi sociali che dipende dal piano sociale che la Regione Campania deve approvare per la triennalità 2013-2015. Noi abbiamo presentato la nostra progettualità a settembre scorso, la Regione Campania deve darci il placet, dopodiché il piano di zona può mettere in piedi la struttura. In attesa di avere queste risposte e quindi di avere i fondi per mettere in piedi la struttura di piano, quella che insomma in questi anni era strutturata e che era stata insomma, diciamo, individuata attraverso naturalmente un bando di concorso che si era fatto, il piano di zona ha deciso nel frattempo di mantenere una struttura che garantisse i servizi attraverso questa agenzia interinale. Quindi il sindaco di Scafati non individua l'agenzia interinale, ma la individua il coordinamento istituzionale attraverso insomma, naturalmente i sindaci che ne fanno parte. Quindi noi affidiamo al piano di zona il servizio, il piano di zona dice questo, insomma, se questi servizi hanno bisogno di queste figure professionali. Alcune figure insomma, le ha mandato, le può mandare anche il piano di zona nell'ambito delle proprie disponibilità, altre vengono individuate dall'agenzia interinale. Quindi non parliamo di assunzioni, non parliamo del sindaco che in passato cosa accadeva? In passato accadeva che quei servizi venivano gestiti attraverso le cooperative per esempio e attraverso una struttura minima che ci eravamo dati attraverso una short list. E dico la verità, quando abbiamo ricorso alla short list, cioè ai psicologi, ai sociologi, insomma, alle altre figure professionali, devo dire la verità, non ho mai ricevuto un attacco da parte delle opposizioni, mai, mai. Qualcuno dell'opposizione ha alzato la mano e ha detto siete dei disgraziati perché insomma state facendo le assunzioni attraverso la short list a modo vostro. Insomma, era il comune che faceva, insomma, diciamo, le assunzioni tra virgolette, individuava queste figure professionali che naturalmente hanno compensi da fame tra virgolette. Quando abbiamo fatto questo, mai ho subito un attacco. Vi sfido a trovare un giornale, un articolo di giornale sul quale mi avete attaccato o ci avete attaccato per una selezione condotta in questo modo. Oggi dico, in una situazione emergenziale, risparmiamo, garantiamo i servizi, mettiamo in campo diverse figure professionali, lo facciamo non come giunta, non come sindaco, non come Scafati solidale, attraverso il piano di zona, come la norma prevede, lo facciamo attraverso un'agenzia interinale individuata attraverso il coordinamento istituzionale dai 12 sindaci dei comuni dell'Agro, che cosa dobbiamo fare di più? Insomma, credo che se invece la domanda è perché quelli che c'erano da 10 anni a questa parte e anche negli ultimi 5 quando sei stato tu sindaco non ci sono più o non ci saranno più, non lo so neppure perché non so neppure chi c'è o chi è stato selezionato. Allora cambia la domanda ed è una domanda che mi mette in difficoltà perché devo rispondere, devo dire insomma, non mi interesso di queste cose, non voglio interessarmi di queste cose. Non so se, poiché la domanda non è questa e io lo so, che lei insomma non voleva fare questa domanda, ne sono sicuro, ho letto qualche nome, diciamo insomma di qualcuno che ha partecipato a qualche conferenza stampa che avendo probabilmente qualche parentela stretta nell'ambito diciamo insomma di quei servizi che erogavamo in precedenza, no? Insomma, mi ero impressionato, dico fa che insomma la domanda è questa, mi ero preparato anche su qui, però non rispondo visto che la domanda non è questa, quindi le ho detto in che modo siamo arrivati, diciamo, insomma, in questo modo. Sta suggerendo il nome del... No, non lo dico. Al microfono, magari, insomma, lo dice lei. Dicevo, quindi, se la domanda non è questa, insomma, è inutile anche approfondire questo tema. Quindi, il comune di Scafati, insomma, o meglio, la mia idea è quella di uscire dalla patto territoriale, ma nulla ci azzecca, insomma, la patto territoriale con la faccenda del piano di zona e dei servizi sociali. Le ho spiegato la modalità, insomma, che abbiamo voluto utilizzare per questa questione, insomma. Grazie. Prego, consigliere. In effetti lei ci dice che
No, in effetti mi sembra di capire quindi che la delibera con la quale è nato questo progetto non c'entra più nulla, è superata, perché queste 30 figure contrattualizzate, chiedo scusa la parola assunzione, forse era troppo alta. Beh, ma non conta quello, è il modo con cui io era tutto finalizzato a sapere come sono state scelte queste 30 figure. Lei dice no, io non c'entro niente, l'ha fatto il patto tramite un'agenzia interinale, quindi chiedo scusa, il piano di zona. Piano di zona. Quindi tramite l'ha fatto un'agenzia individuale. Perfetto, quindi di sicuro nessuno sa queste 30 figure come sono state individuate. Non c'è un criterio. Attraverso le regole previste per le agenzie interinali, mi sembra normale. Lei ricorda quando faceva assessore, insomma, quando venivano assunti gli operatori sociosanitari e socioassistenziali attraverso l'ACSE? Attraverso l'agenzia, attraverso l'ACSE. Sa come venivano individuati? Insomma, il criterio non è lo stesso, non è lo stesso. Questo è un po' più, diciamo, trasparente. La risposta, perché in effetti nessuno ci sa dire come sono stati individuati, per cui propongo una mozione al Consiglio Comunale, vorrei che si esprimesse la maggioranza su questa situazione, e fatta tutta la premessa che richiama l'interpellanza, propongo di impegnare il Sindaco e la Giunta ad annullare la delibera di Giunta numero 209 e a riproporre una nuova delibera con la quale approvare un bando pubblico che contenga tutte le informazioni circa la predisposizione della domanda di partecipazione, i requisiti necessari per ciascuna categoria professionale richiesta, i termini di presentazione della domanda, i documenti da allegare, il luogo e la data della selezione che avvenga per titoli ed esami, con la formazione di una graduatoria finale di tutti i partecipanti divisi per categorie professionali dalle quali poi individuare le persone da contrattualizzare. Grazie. Intervengo sulla mozione chiaramente, perché altrimenti insomma, la mozione mi sembra convincente, io mi sono convinto anche io di questa cosa. Però si scontra, le ripeto, lei è una persona intelligente, tra altre cose insomma è uomo che quando legge una regola la sa interpretare, insomma. Gli avvocati spesse volte la interpretano insomma a modo proprio, però noi proviamo a interpretare oggi quella che è una regola che è assolutamente chiara, ed è la legge regionale che ha istituito i piani di zona. Che cosa sono i piani di zona? Dobbiamo fare, insomma, non è che dobbiamo, diciamo, insomma, chiarire un concetto che è complesso, però, o anzi semplice. I servizi, se lei dice annullare la delibera forse non è chiara, la delibera individua i servizi che il comune di Scafati vuole mettere in campo nell'ambito dei servizi sociali. Comune di Scafati dice noi abbiamo queste esigenze sul territorio per cui vogliamo costruire questo tipo di servizi sociali. Attraverso chi lo fa? Attraverso il piano di zona. Cioè il soggetto operativo è il piano di zona, non è il Comune di Scafati. Lei vuole costringerci a costruire i nostri servizi sociali in autonomia, in dispregio di quello che è una norma regionale. Se in passato è stato fatto anche qualche errore, anche da qualche altro comune, io le dico che molti comuni della Campania su questo tema sono stati ripigliati, per questo insomma sono arrivate anche le minacce di commissariamento. Fare una cosa del genere, sa cosa significa? Prima lei con leggerezza diceva volete uscire dal piano di zona, forse si è imbrogliato, insomma ha detto la PAT, ma dal piano di zona credo volesse intendere. Ma sapete cosa significa uscire dal piano di zona? Significa non poter ricevere la quota di compartecipazione che arriva dalla Regione Campania, che quest'anno per i 12 comuni corrisponde a 3 milioni e 700 mila euro. Significa non poter partecipare ai fondi PAC, che non sono una cattiva parola, i fondi PAC sono 3 milioni e 2, arrivano dal Ministero, stiamo lavorando in queste ore perché entro il 15 dicembre dobbiamo presentare i progetti. Se noi uscissimo dal piano di zona gestendo i servizi sociali come lei ci sta chiedendo di fare con questa mozione, sarebbe un disastro, sarebbe rinunciare, e questo è, sarebbe rinunciare ai fondi PAC, alla quota di compartecipazione. Noi i soldi li mettiamo nel fondo unico di ambito e li gestiamo
attraverso il piano di zona. Lei ci sta dicendo di fare cose completamente diverse. Per cui la mozione, con grande sincerità, con grande serenità, insomma, mi sento di bocciarla, insomma, proprio perché ha dei fumus incredibili. Ma no, insomma. Vabbè. Consigliere, intende ritirarla la mozione o la presenta? La mettiamo a votazione? Sindaco, mettiamola a votazione. Per alzata di mano? Per alzata di mano? Facciamo per appello, per appello nominale. Sindaco? Contro. Formisano? Contro. Vitiello? Pasquale? Cirillo? Marra? Berritto? Chirico? Pagano? La Canfora? De Quattro? Vitiello? Carotenuto? Pisacane? Casciello? Marchesi? Pesce? Ha detto il sindaco è la verità, insomma, esistono delle leggi eccetera, quindi vanno rispettate. Io però voglio fare diciamo una considerazione che purtroppo oggi capita in Italia: utilizzare le diciamo società interinali per il selezionare il personale è un metodo legale per bypassare le leggi. Ovviamente questo viene detto in questo Consiglio Comunale, quello che io dico, me ne assumo anche le responsabilità, eccetera. Molto spesso alle agenzie interinali si trova anche suggerita prima la persona, i requisiti e le cose. È naturale che questo lo prevede la legge. Certo che se ci spostiamo a qualche anno fa, probabilmente le assunzioni andavano fatte dal collocamento, andavano fatte per certi requisiti. Dico assunzione, la selezione eccetera, o selezione fatte per diciamo titoli, per esame, se questo doveva essere fatto eccetera, con la partecipazione attiva di tutti i comuni che partecipano al centro di zona. È naturale che questo lo prevede la legge, quindi io su questo non intervengo, eccetera, che la società interinale, ma non è solamente per il piano di zona, questo viene fatto a Napoli, viene fatto a Salerno, viene fatto dal centro-destra, viene fatto dal centro-sinistra, questo è uno scandalo italiano, è uno scandalo italiano. Quindi con grande senso di responsabilità dobbiamo dire che questo malaffare viene perpetrato dappertutto. Ma il dottore si è andata. Pesce. Voto. Astenuto. Geppino, mi ricordo. Prego. Pesce astenuto. Abruzzo. D'Alessandro. Cucuracchi. Rabiotta. Non lo so. Allora, una dichiarazione di voto l'ho voluta fare anche per chiarire un aspetto. Non credo che il consigliere D'Alessandro volesse mettere in discussione l'adesione del comune di Scafati al piano di zona. Sindaco, non mi immagino, perché così è una persona abbastanza, lo ripeto, abbastanza preparato e competente, e anche un avvocato competente, non credo che sia stato questo il senso della proposta, anche perché sappiamo che c'è una norma regionale e oggi partecipare al piano di zona con la legge regionale significa, giustamente come diceva il sindaco, avere dei finanziamenti regionali, avere una compartecipazione che ci consente di dare servizi sociali indispensabili ai nostri cittadini di Scafati. Quindi sarebbe assurdo fare qualcosa, è impensabile. Poneva semplicemente un problema di trasparenza nelle contrattualizzazioni del personale.
cosa che diciamo emersa, io credo che profondamente ci sia stato un grande equivoco che sia sorto sulla problematica, è solo un equivoco, che è stato un polverone che è stato sollevato, perfettamente, a noi questo ci fa piacere perché noi abbiamo a cuore solo ed esclusivamente gli interessi della nostra comunità, sindaco, come ce l'abbiamo, credo, maggioranza e opposizione. Rispetto al piano di zona, che so benissimo che cos'è il piano di zona rispetto al patto, io vorrei dire, caro sindaco, però ci dobbiamo, visto che scafate il comune capofila, dobbiamo battere più i pugni, perché il piano di zona in questo momento è responsabile di ritardi enormi rispetto alle politiche sociali, e quindi questo, diciamo, lei lo sa benissimo, perché ci sono stati dei problemi interni al piano di zona, problemi di nomine, di una diversa organizzazione, io capisco tutto, però noi non possiamo limitare servizi ai cittadini disabili, alle ragazze madri, a quanti usufruiscono dei servizi del piano di zona. Quindi ci dobbiamo fare rispettare, perché se il piano di zona non è in grado e non è in condizioni di dare supporto alle istanze legittime dei nostri concittadini, ebbene allora noi dobbiamo chiedere, come dice, un incremento del piano di zona, non una limitazione. Quindi io sono a favore, quindi figuriamoci se noi ci possiamo consentire oggi di uscire dal piano di zona, assolutamente, quindi è un'assurdità. Quindi da questo punto di vista la proposta del consigliere andava in questo senso, io per spirito di corpo di appartenenza io voto a favore. Raviotta favorevole, Matrone, tre astenuti, tre favorevoli, restanti contrarie, rigettata. La mozione è respinta. Allora passiamo alla terza interpellanza, protocollata in data 2 ottobre 2013, protocollo numero 22.294, a firma di Fratelli d'Italia. Il consigliere Salvati assente, per cui la ritirate. La ritiriamo. A verbale, sì. La interpellanza. Protocollo. Ritirate anche quella, anche l'altra 22.352. Quale? Oh, deve ritirarle. Guarda, quando ci arriviamo? Quando arriviamo dopo, insomma, perché io ho l'altra, questa qui 22.352. A firma Matrone Salvati Santocchio. Okay. La ritirate? La ritiro. Sì. Così non le mettiamo più all'ordine del giorno prossimo. Okay. Adesso? Allora, adesso? Chi è? Perché per ogni firmatario Viotta. Se ne potrebbe fare una sola, però dillo. Sì. Se ne potrebbe... Vabbè, allora, questa è una mozione. Però. Esatto, allora abbiamo la mozione, una mozione protocollata in data 6 novembre 2013, protocollo numero 25.112, a firma del consigliere Michele Raviotta. Prego, consigliere. Sì. Allora, protocollo 25.112. Protocollo questa... 25.112. Sì, 25.112. Allora, questa è la mozione che abbiamo presentato insieme al consigliere Ambrunzo. Sì, a firma anche di Ambrunzo. È una mozione che parla delle clausole sociali. Io credo che questa sera, innanzitutto devo ringraziare il presidente Coppola del Consiglio, il quale si è attivato immediatamente nel voler inserire questo argomento all'ordine del giorno. Poi nelle commissioni abbiamo cercato di fare anche una discussione, questo lo voglio dire perché sarebbe utile, per ciò che mi riguarda, che questo Consiglio Comunale approvasse questo atto di indirizzo, ripeto, questo atto di indirizzo all'unanimità. Sarebbe un segnale forte e chiaro che partisse da Scafati, da questo Consiglio Comunale, nel voler ribadire forte e chiaro che in un momento così difficile per il nostro Paese, e quando intendo Paese oltre all'Italia, noi e oltre alla Regione Campania, noi viviamo a Scafati, quindi difficile, ed è dimostrato soprattutto dal fatto che quotidianamente l'ufficio del sindaco è meta di tanti disoccupati e quindi gente che possibilmente non ha, che ha grande bisogno, ha grande necessità di lavorare, e nel momento in cui trova tutte le porte chiuse
l'unica porta aperta è quella del comune e si reca al comune. Allora noi, proponendo queste clausole sociali, sicuramente non sarà un toccasana, ma vogliamo ribadire un concetto chiaro, che vogliamo ripartire dai lavoratori di Scafati. Quindi tutte le imprese che vengono a Scafati, le ditte che lavorano qui, devono andare incontro alle istanze locali. Questo era il ragionamento che volevamo porre come atto di indirizzo. Fermo restando che poi ci sarà un regolamento che sarà approvato dal Consiglio Comunale e ci sarà una casistica nel rispetto della norma che i funzionari dell'ufficio dovranno chiaramente indirizzare, preparare e predisporre ogni qualvolta ci sarà un bando. Voglio leggere un attimo la mozione. Allora, mozione per la previsione nei bandi di gara per l'appalto di lavori e di servizi, di clausole sociali, di promozione dell'occupazione di manodopera e maestranze scafatesi, dei soggetti con particolari difficoltà di inserimento, di lotta contro la disoccupazione e di tutela dell'ambiente. Premesso che la grave crisi economica attuale sta causando la perdita di numerosi posti di lavoro, di cui particolarmente colpiti sono i giovani e le famiglie numerose. Questa situazione richiede grande senso di responsabilità da parte di tutti gli operatori politici ed economici del territorio. Considerato che per favorire l'occupazione di manodopera e maestranze scafatesi di persone con particolari difficoltà di inserimento, di soggetti disoccupati, di individui in cerca di prima occupazione e di coloro che si trovano in condizioni di particolare disagio sociale, è possibile prevedere l'inserimento delle clausole sociali nei contratti di appalti pubblici. Che l'articolo 69 del decreto legislativo 163 del 2006, condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito, che prevede espressamente le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e tra l'altro con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e purché siano precisate nel bando di gara o nell'invito nel caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Delle condizioni possono attendere in particolare esigenze sociali o ambientali. All'autorità che si pronuncia entro 30 giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario, decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari, che la direttiva 2004 numero 18 della Comunità Europea prevede la possibilità di inserire particolari condizioni per l'esecuzione del contratto, a condizione che tali clausole non siano discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, che tale iniziativa rientra nelle strategie socio-economiche che l'amministrazione intende intraprendere per venire incontro alle esigenze della nostra comunità. Propone di deliberare, con lo scopo di favorire lo sviluppo dell'economia cittadina e dare concreta risposta alle gravi e storiche problematiche del lavoro che interessa il nostro territorio, un atto di indirizzo per l'inserimento in tutti i bandi di gara di appalto per lavori e per servizi di una clausola sociale, di promozione dell'occupazione di manodopera e maestranza scafatesi, di persone con particolari difficoltà di inserimento, di lotta contro la disoccupazione e di tutela dell'ambiente, in base alla quale i concorrenti si impegnano in via prioritaria a reperire manodopera e maestranze locali con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che versano in particolare situazione di disagio economico e sociale. Quindi io invito il Consiglio Comunale ad esprimersi semplicemente come atto di indirizzo su questa mozione e sarei felice se questa espressione fosse all'unanimità per dare un segnale forte a questa città, per evitare strumentalizzazioni e per evitare che le imprese, tutte le ditte che vengono a Scafati a lavorare, giustamente a lavorare, portino il nostro tesoro di Scafati altrove. Si apre la discussione sulla mozione. Qualcuno vuole intervenire? Prego, consigliere Ambrunzo e dopo il consigliere Berritto. Allora, grazie Presidente, buonasera a tutti. Niente, la mozione che abbiamo presentato insieme al consigliere Raviotta mira a dare un'opportunità a Scafati, in modo che i tanti progetti che questa amministrazione o le altre amministrazioni future vorranno intercettare con fondi europei o d'altro, possano diventare un'opportunità vera per gli scafatesi.
lo stato di disagio, insomma, che si vive soprattutto in questi giorni, è diventato materia ormai, è tagliabile quasi con il coltello. La gente sta in enorme difficoltà. Con questa mozione intendiamo, ecco, proporre, collaborare, insomma, in questo caso con l'amministrazione, con un atto, dicevo, propositivo, che mira a fare diventare opportunità i vari lavori che si faranno a Scafati, i vari lavori che l'amministrazione sarà in grado di intercettare come fondi ed altro. Questo, insomma, ci siamo... Abbiamo insieme al consigliere Raviotta inteso proporre questo atto in modo che diventa un atto di indirizzo, una volontà politica dell'amministrazione che, insomma, si spinga a garantire il lavoro a Scafati laddove ce n'è possibilità. Grazie. Prego, consigliere Berritto. Rispondere al consigliere Raviotta e Michelangelo D'Abruzzo. Ne abbiamo parlato già in commissione. Vista l'importanza dell'argomento, sarebbe opportuno predisporre un regolamento con il quale vengono disciplinate le clausole sociali da inserire nei bandi di gara degli appalti pubblici, come disciplinato dal decreto legislativo 163 del 2006. Ok, grazie consigliere. Prego. Ci sono altri interventi? Se non chiudo la discussione. Chiusa la discussione? Allora apriamo. Raviotta. Prego. Mi pare che. Parlo a voce senza microfono, sanno problema, va bene. Parlo con chi? Allora, mi pare che era implicita, io l'ho detto nella la disponibilità, ed è chiaro che sul piano operativo, per regolamentare una materia così difficile e così complicata e così particolare, c'è bisogno nonché di necessità di approvare un regolamento che porteremo in Consiglio Comunale e che voteremo, mi auguro, anche all'unanimità, perché sarà regolamentato da un regolamento che approveremo tutti quanti. Ma oggi era importante dare un segnale forte che all'unanimità si dà un'approvazione di un atto di indirizzo, che è solo un atto di indirizzo, e basta. Parla il sindaco. Prego, risponde il sindaco. Io naturalmente voglio farvi i complimenti perché, insomma, comunque è un argomento propositivo che si porta in Consiglio Comunale. Al di là delle valutazioni poi di natura tecnica che naturalmente competono questo Consiglio Comunale, dico fino a un certo punto, perché parliamo semplicemente chiaramente di una mozione, quindi di un atto di indirizzo di carattere generale. Poi naturalmente insomma, sono i dirigenti a fare degli approfondimenti e delle valutazioni più particolareggiate. Questo, insomma, mi sembra piuttosto evidente e chiaro, anche perché, insomma, chiaramente anche io più volte mi sono posto il problema dei tanti lavori pubblici che sono iniziati, che insomma inizieranno nei prossimi giorni, insomma, in questa città. La settimana prossima inauguriamo, credo, quello che sarà il più grande cantiere che sia stato realizzato, insomma, da sempre a Scafati, un'opera da 18 milioni di euro, che è quella dell'ex Alcatel. Ecco, insomma, non vedere naturalmente operai del personale scafatese impegnato in opere così importanti, a partire dall'ex Copmes, per terminare, insomma, al polo scolastico, che è un'altra opera di 9 milioni di euro, credo che naturalmente è una bruttura. Certo, ragionando naturalmente in un contesto nazionale e internazionale, questa cosa mi sembra di una visione o, insomma, una ottusità sotto molti aspetti, ma non lo è, perché poi ognuno di noi è legato al proprio territorio, no? Ognuno di noi fa il tifo per la propria città e per i propri cittadini. Io, tra le altre cose, sono stato anche all'autorità di vigilanza, perché devo dire che, insomma, poi rispetto a questo tipo di bandi spesse volte capita anche che l'autorità di vigilanza mette in campo attenzione. Prima naturalmente di dire la mia su questa vicenda e poi di dirvi in che modo esprimerò il mio voto personale, insomma, su questo argomento, devo però, insomma, farvi un appunto su questa questione. Sull'autorità di vigilanza, sulle azioni messe in campo da questa amministrazione
e a volte sulle strumentalizzazioni che insomma, mettiamo in campo semplicemente perché siamo dall'altra parte politica, no? Adesso c'è una mozione che è di carattere generale, magari votata all'unanimità, quindi non mi aspetto assolutamente che insomma, qualcuno alzi la mano e dica ma questo bando è una schifezza, insomma, come lo avete fatto, perché è contro ogni norma europea. Magari mi fate insomma, diciamo, un ricorso all'autorità di vigilanza, ma devo dire però, e questo, e di questa cosa me ne dovete dare atto, che in passato è accaduto. Cosa? La faccenda, se ricordate, dei mutui che avevamo contratto che non potevamo pagare, e quindi nei bandi avevamo detto pagheremo dal 2015 in poi. Guardate, sono partite delle denunce da parte insomma, di imprese, ma anche da parte di una parte dell'opposizione su questa vicenda. Parliamo di opere pubbliche che volevamo realizzare e abbiamo realizzato nell'interesse della città, cioè noi avevamo contratto quei mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti. No, non siamo, siamo nell'argomento perché sto parlando dell'autorità di vigilanza e dell'attenzione che l'autorità di vigilanza può riservare sui bandi e quindi anche rispetto a una clausola, perché parliamo di una clausola che in questo caso potrebbe essere vessatoria, come insomma abbiamo detto, o mi sbaglio, siamo in argomento, noi parliamo di clausole che eventualmente potrebbero essere vessatorie, no, insomma di questo è l'argomento, cioè la nostra preoccupazione qual è? Quella che provava ad esprimere prima il consigliere, l'autoressa Berritto, è questa. Che questa clausola potrebbe, insomma, messa in quel bando o in un bando, diventare o insomma, clausola vessatoria. Cioè insomma si alza qualcuno e dice facciamo una denuncia all'autorità di vigilanza perché riteniamo che questa norma o questo atto di indirizzo o questo indirizzo messo lì nel bando, consigliere Santocchio, messo lì nel bando non è in sintonia con quella che è la norma generale o con quella che prevede o con quella che è la legge. Allora dico, se in passato è accaduto questo, dopo che abbiamo votato stato di indirizzo, non è che insomma, mi fate ritrovare insomma, diciamo, denunce sui bandi che insomma, mettiamo in campo, in cui mettiamo insomma, sta eventuale, non dico clausola vessatoria, ma questa eventuale clausola vessatoria. È chiaro che demandiamo il tutto, vedo la dottoressa Sorrentino che è appena arrivata, demandiamo il tutto naturalmente alla dottoressa Sorrentino e alle valutazioni che naturalmente lei farà rispetto a quella che è la norma, quindi a carattere generale va bene, però chiedo anche al Consiglio Comunale che davanti a un bando in cui andiamo a prevedere insomma, un atto di indirizzo diciamo, di questo tipo, poi non cominciamo a fare denunce insomma, all'autorità di vigilanza dicendo c'è una clausola vessatoria e il bando insomma, è da annullare. In passato è accaduto rispetto ai mutui e vi dico di più, c'è stata una sentenza della Corte dei Conti, che mi ha procurato insomma, il nostro ragione di capo Cacchione, sulla questione dei mutui e del pagamento posticipato. La Corte dei Conti, pensate, ha detto ancora di più, ha detto che il pagamento posticipato nelle gare d'appalto, diciamo insomma, dove c'è l'offerta economicamente vantaggiosa, può essere una delle motivazioni per le quali insomma, dare un punteggio più alto all'impresa. Una cosa insomma stratosferica, straordinaria, che io insomma, ho portato anche in ANCI nazionale, Fassino insomma l'ha presa, ha detto c'è sta addirittura questa norma, insomma questa cosa. La Corte dei Conti, mi sembra della Valle d'Aosta, insomma, che regione era? Veneto, Corte dei Conti del Veneto. Quindi noi abbiamo anticipato anche la Corte dei Conti del Veneto, però nel frattempo su questa questione, insomma, voi faceste un po' di guerriglia, insomma, su questo chi ha fatto guerriglia sa chi ha fatto guerriglia, non è riferito insomma a te, non è riferito. Chi ha fatto guerriglia sa chi ha fatto guerriglia, dico se ci sta una volontà che va in questa direzione, io dico a carattere generale insomma votiamo la mozione, poi eventualmente demandando al dirigente la valutazione rispetto a quella che è la norma insomma. No. Vi fare adesso la dichiarazione di voto, se no chiudiamo la discussione e facciamo la dichiarazione di voto. No, perché sennò io chiudo la discussione e apro la dichiarazione di voto, così andiamo un po' avanti. Allora, va bene, allora se non ci sono altri interventi, chiudo la discussione e apriamo le dichiarazioni di voto. Perché insomma facciamo un'eccezione alla regola prima, però adesso applichiamo il regolamento anche su questo, quindi facciamo le dichiarazioni di voto adesso. E dopo alla votazione nessuno poi insomma interviene.
Allora chiudo la discussione e apriamo le dichiarazioni di voto. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Cucuraghi. Sindaco, la questione delle clausole sociali è una questione molto delicata e complessa. Si, come dire, offre il fianco a parecchie critiche, sia in termini, come dire, sociali che in termini giuridici, perché effettivamente potrebbe essere interpretata, diciamo, l'inserimento della clausola sociale come addirittura una diminuzio rispetto a determinate imprese che eventualmente non volessero rispettare la clausola. Nel momento in cui però abbiamo portato in consiglio, e quindi siamo abbastanza intelligenti per capire che bisogna studiarla e approfondirla la questione, con un grande senso di responsabilità politico. Perciò l'abbiamo portata in consiglio comunale e ci fa piacere molto che sia condivisa da tutti. Noi siamo seri, nel momento in cui queste clausole sono state non inserite ma studiate, sviscerate in modo tale che non ci possano essere equivoci di sorta, fraintendimenti o questioni che poi possano esporre l'amministrazione a eventuali contenziosi, siamo tranquilli. Quindi ritengo che la sua preoccupazione sia legittima ma superflua. Grazie. E quindi voto a favore per le clausole. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ambrunzo e dopo... Allora, grazie Presidente. Allora, io credo che ognuno debba fare il proprio lavoro. Noi siamo il Consiglio Comunale è il luogo dove si decide, si fanno le scelte politiche. Noi chiediamo attraverso questa mozione di fare una scelta politica, di fare un atto di indirizzo. Poi ci penserà la tecnica, noi siamo ben garantiti dall'operato dei nostri dirigenti, dall'operato in questo caso della dottoressa Sorrentino. Quindi insomma credo che il Consiglio Comunale debba esprimersi come volontà politica, debba esprimere la propria volontà politica a voler iniziare un iter procedurale che porti poi attraverso le commissioni alla stesura di un regolamento. Questo è quello che si chiede, insomma, per questo mi faccio un appello anche alla maggioranza e agli altri consiglieri di dare dimostrazione che questo Consiglio Comunale ha la volontà di cercare le possibili soluzioni anche ad un problema sociale che è quello del lavoro. Poi ci penserà la tecnica fatta dai dirigenti, perché troppo spesso in questo Consiglio Comunale si è trasformato da aula consiliare ad aula di tribunale. Credo che i processi facciano in altre città, non c'era Salerno dove ho annunziato. A Scafati questa assise deve esprimere la propria volontà politica. Grazie. Il mio voto chiaramente a favore. Prego, consigliere D'Alessandro. Volevo fare una piccola differenza rispetto a quello che ha detto il sindaco su quell'argomento del pagamento al 2015, perché su quell'argomento l'autorità di vigilanza si è espressa su quell'unicum del panorama giuridico nazionale, perché credo che il Comune di Scafati è stato il primo in Italia ad inventarsi quel pagamento. Forse poteva essere anche una cosa lungimirante, ma era contro le normative europee, perché l'Europa va per il pagamento in 60 giorni e il Comune di Scafati andava in 2 anni. E quindi c'è stato qualcuno che ha fatto la guerriglia e il risultato ha dato torto al Comune di Scafati. Su quest'altra... no, è stato bocciato, è stato... non è proprio così, tanto è che poi comunque avete annullato il bando. Su questo invece c'è un parere. No. Non abbiamo annullato il bando. Il bando l'abbiamo annullato perché l'impresa ha rinunciato a eseguire i lavori. Ma no, l'autorità di vigilanza ha espresso parere negativo, allora, su quella sindaco. Cosa. Uno positivo e l'altro negativo. Vabbè, non sarà vincolante, ma comunque. Poi dopo ci hanno seguito altre amministrazioni. Vabbè, poi vediamo. E devo
Sì, e devo chiarirti anche, no, proprio, è un'altra storia. Avvocato, proprio per chiarezza, per chiarezza, perché è una cosa sì, seria. È un'altra storia. Addirittura, a parte che poi ci hanno seguito insomma altri sulla stessa vicenda, nella spending review avevano previsto che il pagamento rientrasse nei parametri del patto di stabilità, il che significava che noi avevamo già fatto gli appalti, non potevamo pagare dopo aver fatto gli appalti, semplicemente perché la spending review, quindi era anticostituzionale la spending review, non so se è chiaro. Su questo non c'è dubbio. Quindi cose inaudite negli ultimi tempi, ormai Tares, Tarsu. Volevo solo precisare che sulla questione delle clausole sociali l'autorità di vigilanza ha espresso un parere il 6 novembre 2013 ritenendole ammissibili, compatibili con la normativa europea e la normativa nazionale. Quindi noi votiamo a favore come atto di indirizzo demandando agli uffici di predisporre un regolamento e lavorare su questo argomento. Grazie. Va bene. Ci sono altre dichiarazioni di voti? Prego, consigliere Pesce. Poi. Il politico è nel rispetto della legge. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Si chiude le dichiarazioni di voto e si passa alla votazione. Dottore, vogliamo fare per alzata di mano? Per... Siamo all'unanimità. Votiamo all'unanimità, qualcuno insomma all'unanimità, siete tutti d'accordo? Sì, dottore. Sì. All'unanimità. Procediamo prima a votazione. Allora. Se siete d'accordo all'unanimità? Sì, nessuno. Ok. Quindi per alzata di mano. Con la precisazione mandarla agli uffici per quanto di competenza. Di demandarla agli uffici, sindaco. Dottoressa agli uffici Sorrentino, alla dottoressa Sorrentino per la propria competenza. Posto il treno avanti. Sì, prego. Allora, poiché insomma è trascorso. Allora, entra il consigliere Quartucci. E anche. Ah? Sì. No, Quartucci. Allora, ah? No, è l'assessore. Allora, poiché è trascorsa un'ora dall'inizio, diciamo, delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, raccomandazioni e ODG. Ora, insomma, se siete d'accordo, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno e a fine seduta. Allora, e a fine seduta, insomma, alla fine della seduta discuteremo di questi argomenti, insomma, riprendiamo di nuovo a parlare di questi argomenti. Altrimenti il Consiglio Comunale. Allora, io sto chiedendo al Consiglio Comunale di spostare insomma l'ODG e le restanti interrogazioni a fine seduta per discutere degli argomenti che fanno parte del Consiglio Comunale. Per noi non c'è problema, però discutiamo prima insomma degli argomenti essenziali di questo Consiglio Comunale e dopo insomma noi siamo qui. Siamo insomma... Allora consigliere, io sto dicendo, sto insomma chiedendo un'inversione dell'argomento. No, senza che prisci. Sì. No, non è un punto. Allora. Non c'è discussione, mettiamo a votazione l'inversione. Sì. Significa che c'è una... Un argomento che è stato posto all'ordine del giorno. No, non è singolo, no, purtroppo il nostro regolamento prevede che interrogazioni, interpellanze, mozioni, raccomandazioni e ODG fanno un unico capo, insomma, fanno un unico argomento. Adesso... Quindi io questo argomento chiedo l'inversione di trattarlo a fine seduta, parliamo adesso, andiamo al terzo punto e a fine seduta insomma lo riprendiamo. Che cosa? Un attimo pacchetto e mezzo, Loga. Non mettiamo bacchette. Assolutamente. Allora mettiamo a votazione questa proposta. All'unanimità? Grazie. Allora, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, adesione al patto dei sindaci. Allora, illustra il sindaco. Ah, ecco qua, un attimo solo che c'è l'assessore che... Eccola qui. Buonasera. Discute l'assessore Ugliano.
Buonasera a tutti. No, no, grazie. Allora, l'adesione al patto dei sindaci non è altro che un recepimento, diciamo, del protocollo di Kyoto. Cioè nel 97 una serie di stati membri di questo protocollo hanno deciso di adottare una serie di provvedimenti per la riduzione di sostanze inquinanti. A livello europeo è stato poi recepito da una serie di passaggi, in particolare la Commissione europea nel 2008 ha deciso di adottare il recepimento di questo protocollo e ha indetto appunto l'adesione al patto dei sindaci, cioè in pratica si prevede che a livello comunale in particolare si debbano intraprendere una serie di azioni per ridurre l'emissione di gas che vadano a incidere sull'effetto serra e quindi gas inquinanti. In particolare è previsto che entro il 2020 si vadano ad intraprendere una serie di azioni che portino alla riduzione dell'anidride carbonica di circa il 20%. Per cui si chiede insomma di deliberare che il Comune di Scafati aderisca a questo patto dei sindaci e che si impegni poi in una serie di azioni preventive, in particolare a produrre entro un anno un piano per di energia sostenibile alternativa e tutta una serie di azioni. Ok. Allora si apre la discussione sull'argomento. C'è qualcuno che vuole intervenire? A posto? Quindi insomma chiudiamo la discussione, apriamo le dichiarazioni di voto. C'è qualcuno che vuole intervenire o passiamo alla votazione? Per alzata di mano? Per alzata di mano? Sì, dottoressa. Per alzata di mano? Unanimità, all'unanimità. All'unanimità. All'unanimità allora la votiamo questo argomento? Siete d'accordo? Sì. Bene, prego Presidente. Ok, allora passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Sicurezza del territorio, proposta di elevazione a comando compagnia della tenenza carabinieri di Scafati, atto di indirizzo. Ci relaziona l'assessore Elefanto. Prego assessore. Signor Presidente, signori consiglieri. La sicurezza del territorio di Scafati. La sicurezza del territorio di Scafati è l'obiettivo primo di questa amministrazione. Vi faccio un breve excursus. Sul territorio di Scafati insistono tre comandi di polizia e precisamente ci sta la compagnia della Guardia di Finanza, ci sta un comando di polizia municipale e ci sta un comando tenenza dei carabinieri. Tutti svolgono la loro attività al massimo delle loro forze, forze che col passare del tempo stanno diventando debolezze, perché la spending review, così come agisce sulla non possibilità di adeguare il personale della polizia municipale, agisce anche sia sulla Guardia di Finanza che sui carabinieri, e cioè quelli che sono stati pensionati non sono stati sostituiti, ma questo è in ambito nazionale. Allo Stato i reati consumati sul nostro territorio non sono diversi o di maggiore gravità di quelli che avvengono sull'intero hinterland dell'agro. Peraltro i carabinieri che stanno sul territorio operano bene e non vi sono allo Stato particolari delitti che sono rimasti ad opera di ignoti. Una cosa è certa però, che i servizi erogati non rispondono a quella che è la sicurezza percepita dalla popolazione, per cui ecco la necessità insita in ognuno di noi di voler vedere sul territorio più servizi per sentirsi più sicuri. Circa 10 anni fa i comandi centrali, sensibili a quelle che è la sicurezza del territorio, elevarono la stazione carabinieri di Scafati a tenenza. Oggi non è più sufficiente, anche se il numero del personale adibito, man mano nel tempo, anziché aumentare, è diminuito.
Per poter erogare più servizi è necessario che venga individuato un comando diverso, quindi non più tenenza, ma minimo un comando compagnia carabinieri, perché un comando compagnia carabinieri ha alla sua dipendenza un reparto operativo e un'aliquota radiomobile, non in più una centrale operativa per organizzare i servizi. Una cosa è certa però, che una compagnia carabinieri non può essere istituita in ogni comune, anche se il nostro comune è uno dei comuni più popolosi della provincia di Salerno. È necessario quindi individuare un territorio omogeneo in modo da poter prevedere una compagnia carabinieri ed avere queste componenti operative che hanno intervento, possono intervenire e devono intervenire su un territorio più ampio. Ed ecco che può essere individuato il territorio di Scafati, che è posto nell'estremo nord della provincia di Salerno, a confine con la provincia di Napoli. Un territorio omologo potrebbe essere il comune di Angri e San Marzano sul Sarno, che tutte e tre messe assieme, ecco che si supera una popolazione di 120 e passa 1000 abitanti. Per poter l'amministrazione è sensibile a questa necessità, già in data 4 ottobre è stata fatta una delibera di giunta votata all'unanimità. È necessario però che l'intervento abbia più valenza, abbia più forza, ed ecco perché è necessario che vi sia un intervento e un provvedimento di consiglio comunale. Pertanto io chiedo a tutti voi, signori consiglieri, siccome la sicurezza non ha né casacche né colore politico, e l'unica possibilità per poter ambire ad avere una compagnia carabinieri sul territorio, atteso pure che l'accasermamento è a carico del comune di Scafati, in quanto la caserma carabinieri è di proprietà e di nostra proprietà, invito tutti quanti voi a votare questo provvedimento. Grazie. Allora si apre la discussione, qualcuno vuole intervenire? Consigliere Abruzzo, prego. Allora, grazie Presidente, io volevo complimentarmi con l'assessore Elefante per questa proposta che già portai io attraverso una mozione qualche tempo fa in Consiglio Comunale. Sono contento insomma che c'è stata la sensibilità adeguata per portare avanti questa cosa, visto che c'è la delibera di giunta, c'è questa proposta di delibera. Io credo che la sicurezza sia un primo fattore che garantisce la qualità di vita di una città, non per niente insomma nella classifica delle città capoluogo di provincia italiana Napoli è risultata ultima proprio per una questione di sicurezza. La sicurezza non ha colore politico, diceva bene l'assessore, appunto insomma credo che sia una cosa molto molto positiva quella che è stata letta e proposta dall'assessore. Grazie. Allora, ci sono altri interventi? Allora si chiude la discussione, si aprono le dichiarazioni di voto, qualcuno vuole intervenire? Allora chiudiamo le dichiarazioni di voto, si passa alla votazione. Allora all'unanimità? All'unanimità. Ah, all'unanimità, bene. All'unanimità? Sì, sì. Prego, all'unanimità, dottoressa. Allora. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, approvazione regolamento servizio back sharing. Ci relazione l'assessore allo sport Spedito De Marino. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Stasera presentiamo l'annesso regolamento al progetto Bike Sharing Biciclette in Affitto. La città si dota, a nostro avviso, di un importante, moderno ed europeo servizio al cittadino e, tra l'altro, molto opportuno per la salvaguardia dell'ambiente. Le postazioni di Bike Sharing sul nostro territorio sono ubicate in via Fosso dei Bagni, incrocio con via Terze, via Pietro Melchiade, Scuola Nardi e Ferrovia dello Stato,
Ogni postazione comprende 10 biciclette ed un totem di gestione attraverso il quale l'utente viene riconosciuto dal sistema attraverso una tessera magnetica per il prelievo ed il deposito della bici. Il servizio funziona 365 giorni all'anno, dalle ore 7 alle ore 20 nel periodo autunno-inverno e dalle ore 6 alle ore 22 periodo primavera-estate. Per il prelievo delle bici occorre munirsi di una tessera magnetica rilasciata dal settore sport, il cui costo giornaliero è di euro 2, settimanale di euro 5 e annuali di 25 euro. La bici, essendo un servizio e non un noleggio, può essere utilizzata per 2 ore consecutive al fine di consentire agli altri l'utilizzo. L'utilizzatore è responsabile della bicicletta durante il prelievo e ne risponde dei danni subiti da se stesso, nonché quelli cagionati a terzi. Inoltre il Comune è sollevato da ogni responsabilità dell'uso del servizio e per infrazione al codice della strada. Il servizio bike sharing non è consentito ai minori di 16 anni. È intenzione di questa amministrazione potenziare il servizio per renderlo efficiente al cittadino sull'intero territorio, prevedendo altri stalli da servire l'intera popolazione e soprattutto le periferie. Grazie. Allora, si apre la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Prego, consigliere Chirico. La commissione è passata col parere favorevole anche dell'opposizione e c'è stata una piccola modifica del regolamento così come era stato predisposto dall'ufficio sport e relativo alla possibilità di utilizzare la bicicletta anche al di fuori del territorio comunale. Ovviamente non ci si può allontanare troppo perché la bicicletta deve essere comunque riconsegnata negli appositi stalli presenti sul territorio. E in più volevo aggiungere che stiamo verificando la possibilità di installare altre colonnine anche al centro di Scafati, in altre zone dove necessita di queste colonnine, di questo servizio, quindi magari vicino agli uffici postali o cose del genere. Quindi volevo soltanto aggiungere questo. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, si chiude la discussione, si aprono le dichiarazioni di voto. Qualcuno vuole intervenire? Allora, si chiudono le dichiarazioni di voto, si passa alla votazione. All'unanimità? Tutti d'accordo? Sì. Sì, sì, dottore, all'unanimità. Sì. Va bene. All'unanimità, grazie. La penna? La penna, vabbè, dottoressa. Allora, ok, si passa al sesto punto all'ordine del giorno, servizio di tesoreria, approvazione schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria 1 gennaio 2014, 31 dicembre 2018. Ci relazione l'assessore al bilancio, Raffaele Sicignano. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Stasera ci apprestiamo a votare lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria e prendiamo atto che il 31 dicembre 2013 scadrà il contratto con la banca di credito cooperativo e quindi occorre procedere all'approvazione di questo schema di convenzione che è stato discusso nella commissione bilancio. Lo schema riguarda sostanzialmente la durata del contratto che è quinquennale, poi i criteri di aggiudicazione del contratto con insomma, i relativi punteggi e l'organizzazione del servizio. È competenza del Consiglio Comunale approvare questo schema e quindi poi procedere al bando di gara che richiama la convenzione così come sarà approvata. Grazie. Si apre la discussione, qualcuno vuole intervenire? Prego, consigliere D'Alessandro. Assessore, vorrei una precisazione. Corrisponde a vero che è stato già pubblicato il bando? Allora, questa è la domanda, consigliere? Sì. Allora, prego, assessore.
Allora, se ci sono prima altri interventi, così l'assessore insomma farà un'unica risposta. Ci sono altri interventi? No? Prego, assessore. Allora, la pubblicazione diciamo, del bando è solo un atto gestionale, dovuto insomma al dirigente diciamo, dell'area. E poi comunque diciamo, non è competenza diciamo, non è competenza del Consiglio. Non è competenza del Consiglio diciamo, esprimersi in merito alla pubblicazione del bando. A me sembra che sia stato stravolto l'iter procedurale di questa gara, perché andava prima approvato lo schema di convenzione in Consiglio Comunale, poi andava approvato il bando, il capitolato e pubblicato. Qua ci troviamo all'inverso. Io veramente non so cosa dire. Ho fatto un'interrogazione all'inizio di ottobre dove avevo chiesto se e perché era stato prima approvato il bando e poi il capitolato senza approvare lo schema di convenzione. Qua ho fatto una ricerca così, circa questi sono 10 comuni in Italia, da Cesena a Varese a comuni più piccoli, approvano prima lo schema di convenzione e poi il resto. A Scafati si fa l'inverso. Cioè noi oggi che cosa stiamo facendo? Ratifichiamo un bando e un capitolato che stanno già pubblicati. Allora, consigliere, questo oggi è... noi approviamo come da insomma, no, l'approvazione allora... dello schema di convenzione. Questo è l'oggetto. Io gradirei l'intervento, se il Presidente l'autorizza, del responsabile del settore che ci spiega allora cosa stiamo approvando stasera, perché a me sembra che stiamo approvando uno schema di convenzione che è una semplice ratifica di un bando e di un capitolato che sono già pubblicati, già trasmessi all'autorità di vigilanza, alla quale preannuncio che ho già fatto un esposto chiedendo l'annullamento dell'intera procedura. E nel bando stesso è previsto che laddove ci sono esigenze può essere revocata la gara. Io chiedo la revoca della gara, l'approvazione dello schema stasera e poi si riparte con tutta la procedura. Se può intervenire il responsabile farebbe cosa gradita. Allora, il responsabile è presente in sala, lo vedo da qui, ma io non ritengo, insomma, in questo momento per me che il responsabile debba intervenire. Noi in questo momento all'ordine del giorno c'è l'approvazione dell'argomento, quindi per cui noi diciamo lo approviamo se il Consiglio Comunale lo approva o meno. Poi per altre delucidazioni domani c'è il dirigente preposto a cui lei può fare tutte le, insomma, le delucidazioni che vuole tranquillamente, insomma, e... non ci sono problemi insomma. Presidente, lei comanda, lei faccia, lei ritiene di non far intervenire il Presidente su un argomento così delicato dove le sto dicendo che c'è una procedura sbagliata dall'origine sulla quale sì, ho già fatto un esposto. Non è compito del Consiglio Comunale dire se insomma è una procedura errata o meno. Ma non del Consiglio, io sto chiedendo l'intervento del dirigente. Allora io intervo, prego. Sindaco, prego. Sì, sì. Prego, sindaco. Quando presentiamo le cose non dobbiamo presentarle cercando di creare insomma, un clima di poca trasparenza, no? Cerchiamo di essere anche concreti sulle questioni, altrimenti all'esterno poi si dà un'immagine insomma, assolutamente negativa delle proposte di deliberato che portiamo qui in Consiglio Comunale. Noi abbiamo una convenzione, abbiamo un bando insomma, che è stato già avviato perché è scaduto naturalmente un contratto. Noi oggi stiamo approvando uno schema di convenzione. Lo schema di convenzione dovrebbe essere approvato prima del bando, insomma, lei dice, ma non so qual è la norma a cui fa riferimento. Però il bando, però attenzione, il bando è in itinere. Cioè non è che insomma c'è già una banca e sappiamo qual è la banca che naturalmente ha vinto questo bando. La gara è in itinere e noi approviamo lo schema di convenzione. Allora io pongo una domanda. Se oggi lo schema di convenzione
che è questo schema di convenzione, che è parte integrante del bando che abbiamo messo in piedi, dovesse essere modificato, è chiaro che si pone il problema. Basta emendarlo, basta cambiarlo di una virgola oggi qui in Consiglio Comunale, basta cambiarlo di una virgola qui in Consiglio Comunale, cambia tutto, cambia il ragionamento. Io sono dalla parte di D'Alessandro, mi metto dall'altra parte, attenzione, voi fate quello che volete, io mi posiziono a fianco dell'avvocato D'Alessandro e voto insieme a lui ciò che naturalmente sta dicendo. Se voi doveste modificare lo schema di convenzione, anche di un punto, anche di una virgola, perché significherebbe insomma modificare lo schema di convenzione che oggi è parte integrante di quel bando, non so se è chiaro. Se invece il bando, lo schema di convenzione rimane lo stesso, insomma fermare un bando con uno schema di convenzione che è lo stesso per rifare poi il bando così come è oggi quel bando, non ha un senso, non ha una logica. Questo è il concetto. Io le chiedo io a lei perché, ma perché? Le sto dicendo, ma perché? Allora, forse non sono stato chiaro. Dico, lo schema di convenzione è parte integrante del bando. Il bando è partito. Adesso fermare quel bando significa ritrovarci con delle problematiche, perché magari ci ritroviamo senza la tesoreria a gennaio, insomma, e io non voglio arrivare in una situazione di questo tipo. Non so se può succedere. Possiamo ritrovarci in una situazione di questo tipo. Sono io a fare a lei la domanda. Se modifichiamo lo schema di convenzione, perché mi convincete che sto schema di convenzione insomma non va bene, per un punto, per una virgola, allora dobbiamo dire forza di cose, ragioniere, insomma, dottore Cacchione, fermi il bando perché abbiamo modificato lo schema di convenzione che è parte integrante del bando, non so se è chiaro. Se lo schema di convenzione rimane lo stesso, cioè quello che è nel bando, mi spiegate insomma il motivo per il quale bisogna fermare il bando? Voglio capire il motivo per il quale, no, dico il motivo, lei mi provi a convincermi, qual è il motivo per il quale dobbiamo fermare un bando all'interno del quale c'è uno schema di convenzione che questo Consiglio Comunale oggi, stasera, decide di non cambiare. Se cambiamo lo schema di convenzione, io mi siedo al suo fianco per un attimo, per un minuto, insomma, soltanto su questo argomento e voto insieme a lei. Se lo schema di convenzione non lo cambiamo, cioè io vedo semplicemente insomma un rallentare una procedura che insomma mi dicono che è legittima. E vi dico di più, la legittimità o l'illegittimità di una procedura amministrativa non è compito di questo Consiglio Comunale, cioè perché vi volete addentrare nelle questioni gestionali? Io a volte non riesco a comprendere perché questo Consiglio Comunale vuole addentrarsi in questioni che riguardano solo la parte gestionale. Io dico, cerchiamo anche un po' di sfuggire insomma, a qualche responsabilità che non compete noi e che compete invece la parte dirigenziale. Ognuno si assume la responsabilità, il dirigente si assume le proprie responsabilità quando compie degli atti. Noi oggi siamo qui chiamati semplicemente a votare uno schema di convenzione che è insomma in quel bando. Invece oggi noi vogliamo porre al dirigente un problema che è di natura gestionale. Stiamo dicendo, stai facendo male il tuo compito, ma io posso dire insomma a un dirigente che ho nominato, stai facendo male il tuo compito non avendo naturalmente le competenze sulla materia. Allora dico al dirigente, guarda, io ti approvo lo schema di convenzione, se lo modifico naturalmente tu sei chiamato a interrompere il bando, se non lo modifico possiamo dire insomma ci atteniamo insomma ci appelliamo alle tue capacità per stabilire insomma cosa poi devi fare, quali atti devi produrre. Ma scusate, ma perché volete entrare nella parte gestionale? Perché insomma dobbiamo entrare nella parte che riguarda insomma la gestione? Insomma, io credo che insomma andiamo oltre. Allora limitiamoci al nostro compito, ad approvare lo schema di convenzione. Poi il dirigente decide cosa deve fare. È chiaro che il dirigente, se lei lo modifica di una virgola o di un punto, interrompe domani tutto, domani mattina. Ma insomma se il dirigente non interrompe insomma, e va avanti e porta a compimento la gara della tesoreria, a me non può che fare piacere, perché domani vuol dire che insomma abbiamo la tesoreria e non abbiamo più alcun problema. Questo è. Allora io direi, diamo mandato al dirigente per valutare
eventualmente se interrompere o non interrompere, insomma, diciamo, la gara che è in itinere. Ma perché volete entrare nella parte gestionale? Questo non lo riesco a comprendere con serenità. Se al centro o no? No, ma allora ascoltate un attimo. Allora, l'argomento è di competenza del Consiglio Comunale, perché lo prevede il testo unico degli enti locali, 207 e seguenti del testo unico degli enti. No, il rapporto di convenzione, cioè nel momento in cui la convenzione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, come fa il dirigente prima che il Consiglio Comunale delibera di sapere che cosa approva il Consiglio Comunale? Cioè, può essere anche contestata una turbativa d'asta, perché è un atto del Consiglio che il dirigente, ahimè, non c'è stasera, non lo vedo, sta qua. E praticamente, io voglio sapere come fa a partire una gara quando il rapporto, cioè quando la convenzione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, perché è la legge che dà a questo organo questa funzione. Allora, detto questo, a me veramente concordo con D'Alessandro sulla revoca del bando, perché prima va deliberata la convenzione e poi il parere dei revisori. Il revisore ha detto che avete indetto la gara con ritardo. Quindi era necessario fare una proroga di 60 giorni, 90 giorni. Ma al di là di questo, andiamo anche a vedere questo bando di gara, parliamo anche di merito, perché io so, la vostra maggioranza conosce tutto l'appalto, conosce tutto il regolamento, io non lo conosco e voglio delle delucidazioni. Scusate, praticamente un bando di gara, cioè, quindi non lo conosce neppure il consiglio di maggioranza, quindi la maggioranza stasera viene qua a votare una cosa che non conosce. Cioè un atto del Consiglio Comunale, non è del dirigente. Come fa il Consiglio Comunale a deliberare su un argomento che non conosce? No, la proposta è uno solo. Andiamo a quantificare che cosa pesa economicamente questo appalto. Voi dite che costa 42.000 euro all'anno. Non costa 42.000 euro all'anno, costa almeno 50.000 euro all'anno. Per 5 anni fa 250.000 euro. Cambiando questo importo è la stessa procedura di gara, o cambia la procedura di gara. È il primo argomento. È fuori traccia, ma il rapporto di convenzione. Noi dobbiamo stabilire una convenzione, cioè. No, io non voglio fare il bando praticamente le deve fare lei, perché lei ha avuto il consenso del popolo e lei faccia il bando, cioè noi facciamo l'opposizione. Non lo conosce il bando, è l'offerta economicamente più vantaggiosa. Perché si fa l'offerta economicamente più vantaggiosa e non si fa il sistema del massimo ribasso? Cioè questa è l'amministrazione che quando ti metti il lampadino fa il sistema del massimo ribasso, ottenendo anche dei grandi ribassi, anzi vi devo fare il complimento, ha ottenuto un ribasso del 50%. Quando ti fa queste cose l'offerta economicamente è più vantaggiosa, tipo G7, che dobbiamo mettere questo, dobbiamo mettere quello, dobbiamo mettere quello, e non si è messo niente, cioè è un'offerta economica. No, non cioè, sindaco, chiedo scusa, però stiamo uscendo fuori tema. È un atto della giunta, vedete, c'è sempre questa confusione. Allora, il discorso, in questo momento l'offerta economicamente è più vantaggiosa, è una cosa che deve fare il Consiglio Comunale o lo fa la giunta? Non mi porto fuori pista. Allora, chiedo scusa, voglio, sindaco, allora, però consigliere allora, Santocchio, chiedo scusa, stiamo uscendo fuori dire, tema, il Consiglio Comunale non sta ma noi stiamo parlando di una convenzione, come faccio a uscire fuori tema?
Allora, lei sta parlando modo di aggiudicare una gara, questo insomma penso che sono atti gestionali, non riguardano insomma l'argomento. Noi qua stiamo approvando lo schema di convenzione. Ma leggiamo un attimo l'articolo 207 del testo unico degli enti locali e vediamo che cosa dice il Consiglio Comunale, che cosa deve deliberare. Approva la convenzione. In questa convenzione che cosa sta scritto? La convenzione. Eccola qua. La vogliamo leggere? Leggiamo e vediamo, iniziamo praticamente a leggere su che cose deliberiamo. Stiamo parlando della convenzione, non del bando. Economicamente più vantaggioso per me sono tutte cose che non vedo bene. Già per mio il 99% dei casi è sempre una fregatura per l'ente. Il 99, cioè come ha dimostrato pure che la Gesetta, la stessa cosa. No, ma non mi sembra che era l'ultima, non mi sembra che quelli che ha vinto il Lampadino è arrivata alla Caserta, no. Con i passi di gara e con l'offerta mediana arrivano i casalesi, questa è la verità. Ma a me non mi interessa, né i casalesi né quelli, cioè, alla fine ci guadagna. Le dico. Allora, finito gli interventi? Allora, possiamo chiudere la discussione, insomma. No, questo è il Consiglio Comunale. Deve deliberare sul rapporto di convenzione, vogliamo sapere che cosa andiamo a deliberare. L'assessore l'ha illustrato. Io poi prima. Lo conosco la memoria, c'è capito. Allora in commissione bilancio ed è stato anche votato all'unanimità, tra parentesi. Non ho saputo dove è passato. Allora, sì, consigliere. Poi ci sono tanti refusi in questo bando. Ci sono refusi. Cioè si dice che l'importo a base d'asta è inferiore a 150.000 euro quando abbiamo detto che è 210.000 euro. Ci sono anche dei refusi, cioè voglio dire, leggendo attentamente questa cosa. All'altra parte parlate che la società non svolga attività nel campo di esportazione delle armi, del sistema di armi, evidentemente deve essere una copia e incolla, cioè voglio dire, ci sono delle cose che non ci azzeccano con questa cosa qua. E poi l'altra cosa che veramente è fastidiosa è che nei requisiti non si parla di requisiti, cioè non si mette un requisito che si dice chi svolge questa attività già svolta altre attività per altri tre comuni, cioè dei requisiti, non si parla. Si parla soltanto alla fine che deve avere questa semplice iscrizione e deve avere uno sportello, un semplice sportello nel comune di Scafati. Mi sembra quasi che, cioè alla fine, vedendo questi due possono partecipare, a Banca Locale e a Gesetta, punto. Vedendo questo banco. Voi dite che se fa un bando di gara poi si stabilisce un rapporto di convenzione, a me mi sembra che è un fatto illegittimo. No, ma poi io già sto nella commissione, voglio dire. Non è. Pensa. Voglio dire. Sono presenti il presidente del consigliere Alfonso Pisacane, Michele La Piotta, Michelangelo Abruzzo, Domenico Cascello e Marco Guraghi. Il presidente, constatato il numero legale, dichiara valida la seduta. Il presidente passa alla discussione del primo argomento posto all'ordine del giorno avente ad oggetto. Servizio, leggo questo perché la commissione consiliare è quella che valuta le proposte che poi arrivano in Consiglio Comunale. Io ammetto, io non ho letto la convenzione, io non l'ho letta proprio, non so neanche quasi, non dico di cosa stiamo parlando, so di cosa stiamo parlando, ma non ho studiato l'argomento, perché mi appello naturalmente anche ai lavori del Consiglio Comunale. Servizio tesoreria, insomma, approvazione schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio tesoreria. Il Presidente, dopo aver consegnato copia della proposta di delibera comprensiva dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Scafati e del parere dei revisori dei conti, passa a leggere la relazione proposta di delibera e successivamente l'articolo 6 dello schema di convenzione e nello specifico offerte economicamente vantaggiose. Alle ore 15:45 entrano i consiglieri Barchesi, Formisane e Acanfora. Dopo ampia discussione, i commissari
Abruzzo, La Viotta e Cucuraghi si riservano di esprimere il loro parere in Consiglio Comunale. Il Presidente, unitamente agli altri commissari, esprimono parere positivo in riferimento all'argomento discusso. Dico io, lei fosse stato insomma il Sindaco, al mio posto, avrebbe portato l'argomento all'ordine del giorno, insomma, e avrebbe auspicato che naturalmente chi ha avuto modo di approfondire la questione nell'ambito delle commissioni consiliari dicesse qualche parola. La maggioranza già si è espressa e ha detto noi votiamo favorevolmente. L'opposizione, in questo caso formata da Raviotta, Abruzzo e Cucuraghi, insomma, se hanno da dire qualche cosa di convincente sull'argomento che hanno studiato più di noi, anche più di me l'avvocata Santocchi che prova a studiare naturalmente la questione, adesso dico in Consiglio Comunale, magari come me, possono darci qualche indicazione ulteriore, qualche prova o motivo di convincimento che il dottore Cacchione insomma, ha fatto insomma, una serie di erroracci là dentro. E io insomma, naturalmente vi piglio in considerazione perché dico loro hanno studiato, io non ho studiato, hanno approfondito insomma, e quindi conoscono la questione meglio di me. Dico all'avvocato Cucuraghi, a Raviotto insomma, e ad Abruzzo, se avete diciamo qualche benissimo, come viene data la possibilità, cioè, insomma, non, magari convince. No, dico l'ultimo aspetto, allora, l'ultimo aspetto poi è sull'offerta economicamente più vantaggiosa che non è connesso stretto, non è connesso con l'attività che poi devono fare, si parla praticamente di contributi, si parla di centro studi, cioè mi sembra anche qua l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche queste migliorie non sono in rapporto all'attività di servizio, questo è. Ma devono fare l'anticipazione di cassa, no voglio dire, perché devono fare l'anticipazione di cassa e insomma, l'anticipazione di cassa insomma, ha un costo, praticamente in campo insomma, dei soldi, fino a 7-8 milioni di euro. Vabbè. Naturalmente stiamo ragionando di un argomento insomma, diciamo, piuttosto spinoso in questa direzione. Spero che troviamo la banca che è disponibile di questi tempi a fare il no, servizio di tesoreria. Ma con questo bando arrivano pure società che effettivamente no, ma qua si tratta di prestare i soldi al comune lo so è che insomma, anticipare cioè, i soldi al comune non atti di anticipazione e di questi tempi 7-8 milioni di euro non è che te l'anticipa la bancarella del Torrone insomma tanto per intenderci la bancarella del Torrone. Prego consigliere D'Alessandro e dopo il consigliere Pesce. Allora, proprio in ragione di quello che diceva il sindaco che sarà molto difficile trovare qualcuno che parteciperà. Innanzitutto credo che non ci sia possibilità di restare senza tesoriere perché anche se la gara dovesse andare deserta c'è un obbligo da parte del tesoriere di continuare e questo è capitato in un comune vicino dove 3 gare sono andate deserte, mi sembra Pagani. Beh, soprattutto con un bando del genere andrà deserta di sicuro. Uno, perché è svantaggioso. Per le banche sì, addirittura c'è l'accettazione dei crediti pro soluto. Questo è, ci propone addirittura di modificare il regolamento di contabilità adeguandolo all'articolo 210 2 bis dove dice la convenzione può prevedere l'obbligo. Lui, ecco, questo è un indirizzo politico che doveva dare il Consiglio, l'ha fatto lui e ha deciso e difatti proporrò un emendamento perché questo di sicuro farà fuggire le banche, fuggire. Nessuna banca accetterà che un creditore si fa certificare il credito, va in banca e si prende i soldi. Stiamo dicendo che il nostro ragioniere è stato insomma, io dico non c'è nessun retropensiero a questa storia, assolutamente. Parlo solo di competenza molto discutibile. Perché ecco, questo è l'atto di indirizzo. Lei dice il Consiglio non deve entrare. No, il Consiglio deve entrare, perché quando il 210 2 bis dice può prevedere, l'atto di indirizzo lo deve dare il Consiglio Comunale. E quindi di cosa stiamo parlando? Voi ci limitate a una semplice ratifica. Oggi ci chiedete una ratifica di quello che è stato già fatto e pubblicato. Signori, io anticipo che sto preparando un emendamento per eliminare questo 2 bis del 210. Già è una proposta diversa. Ma in assoluto, se una banca dopo le fa un ricorso, impugna questa procedura, cioè si rende conto del pericolo che stiamo correndo? Cioè noi stiamo facendo una procedura viziata in assoluto,
Perché? Per quale motivo? Io voglio sapere il motivo per cui dobbiamo andare avanti con una procedura sbagliata, che è partita male. Approviamo lo schema di convenzione stasera, revocate il bando e dopodomani si ripresenta il bando. Qual è il problema? Grazie. Allora, ci sono altri interventi. Consigliere Pesce, prego. Dire solamente questo. Cioè, in effetti non abbiamo problemi di scadenza, sindaco, perché è ovvio che esiste il regime della prorogatio che terrà l'attuale tesoreria del comune in prorogatio fino a quando non è stato possibile mettere a posto la nuova cosa. La legge prevede che l'approvazione della convenzione sia propedeutica al bando di gara, ragione per cui, per quale motivo il Consiglio Comunale, che è deputato ovviamente a rispetto della legalità, dovrebbe far passare un modus vivendi in questo modo che ci comporterebbe anche per il futuro di andare a fare approvazioni di convenzioni prima dei bandi di gara. Ragion per cui va annullato il bando di gara, va approvata la convenzione, perché la convenzione può essere modificata dal Consiglio Comunale, che è una convenzione, anche sul Consiglio dell'Opposizione può essere modificata. Certo, come no? Sì, su questo però siamo... in questo momento voi questa possibilità non ce la date. Assolutamente no, io stiamo, no, noi stiamo no, insomma. No, vabbè, non la date né alla maggioranza né all'opposizione, perché ovviamente nel momento in cui va modificata quella convenzione viene annullato il bando già fatto precedentemente. Sì. E allora a questo punto il rispetto della legge è quello di annullare il bando precedentemente fatto, andare all'approvazione della, così come prevede la legge, si approva prima il piano preliminare e poi il piano esecutivo di un'opera. Non è che si approva prima il piano esecutivo e poi dopo il piano preliminare. Dice, ma noi non modifichiamo niente tra un piano e l'altro. No, la legge prevede che ci vuole il piano preliminare e poi il piano esecutivo. La legge prevede che la convenzione da approvare in Consiglio Comunale sia come per tutti, propedeutica all'affidamento dell'incarico, propedeutica al bando di gara, eccetera. Noi chiediamo il rispetto della legge. Bene, volevo solo dirvi che la discussione è proprio per questo serve, insomma, perché noi accettiamo proposte e dalla maggioranza e dall'opposizione, le valutiamo e insieme decidiamo, insomma, se fare proposte. Ma sicuramente questo è il compito del Consiglio Comunale, perciò stiamo facendo una discussione, insomma, sugli argomenti. Prego, consigliere Cucuraghi. Visto che il sindaco mi ha tirato in ballo e ha chiesto il mio parere sulla questione, in qualità di componente della Commissione Bilancio rispondo. Noi dobbiamo capire bene quali sono i compiti del Consiglio Comunale e preoccuparci di rispettare la normativa. È chiaro che a nessuno fa piacere restare senza banca, senza tesoriere, né che la banca non ci siano domande, non vengano presentate, chiedo scusa, delle offerte per una procedura viziata, quindi sgombriamo il campo da ogni dubbio. Però visto che il Consiglio Comunale è il luogo della discussione politica e visto che la legge prevede che lo schema di convenzione vada approvato dal Consiglio Comunale preventivamente, perché sullo schema di convenzione si deve discutere, si aprono gli argomenti e si approfondiscono le questioni per poi successivamente approvare il bando. Quindi lo schema di convenzione è un momento politico e il bando sappiamo bene essere un atto gestionale, ma qui non si fa la questione sul bando. Qui si fa la questione sull'approvazione dello schema di convenzione. Non lo diciamo noi, per fortuna lo dice il testo unico degli enti locali. È chiaro che quindi la procedura è viziata. Posso capire, come dire, la sicurezza della maggioranza, nel senso di c'è un errore, c'è un'irregolarità, c'è una previsione sbagliata,
tanto noi abbiamo la maggioranza, lo approviamo lo stesso, lo approviamo. Potrebbe essere questo un ragionamento. Però noi in senso, come dire, responsabilmente poniamo la questione, discutiamo nella sede competente di che cosa? Dello schema di convenzione e poi dopo si approva il bando. Ho finito. A posto? Allora, il consigliere Chirico, prego. La proposta è quella di valutare i vostri emendamenti punto per punto e poi eventualmente all'esito, se ci saranno modifiche allo schema di convenzione, per una questione di economicità anche del procedimento amministrativo, perché come sapete sono stati già impegnati 2.500 euro per il comune di Scafati. Quindi eventualmente ci saranno modifiche di questo schema di convenzione, siamo pronti? Siamo pronti. Il dirigente penso sia pronto a revocare la gara e ripubblicarlo così come emendato oggi da questo Consiglio Comunale. Quindi io dico, la mia proposta è quella di passare alla valutazione dei vari emendamenti proposti magari anche da voi dell'opposizione. Allora. Nella relazione di proposte di delibera il dirigente e l'assessore dicono: l'articolo 210 stabilisce che l'affidamento viene regolato in base a una convenzione deliberata dall'organo consiliare. Lo dice la legge. Dare atto che ai sensi del 107, paragrafo successivo, il dirigente competente provvederà successivamente all'indizione delle procedure di appalto. Signori, il dirigente ha scritto una cosa, ne ha fatto un'altra. Grazie. Allora, sì, il sindaco. Prego, consigliere La Viotta. Va bene così? Perfetto. No, giusto per giustamente il sindaco ci ha chiamato in causa. No, ma senza polemica, sindaco. Guarda, ma tranquillo, senza problemi. Lungi da me fare polemiche, lo sai, io sono sempre costruttivo nell'interesse della nostra comunità di Scafati, nel rispetto dei ruoli di maggioranza e di opposizione. Quindi in Commissione Bilancio giustamente c'è un verbale che parla chiaro, l'opposizione, quindi la minoranza, preferisco chiamarla minoranza perché opposizione non mi piace molto, c'è una maggioranza e ci sta una minoranza. La minoranza si è riservata, dopo ampia discussione, di decidere in Consiglio Comunale. Che qua non è che tutti quanti siamo esperti di bandi. A me francamente che se lo aggiudica una banca piuttosto che un'altra poco mi interessa. A me interessa che Scafati rispetti le regole, che c'è una procedura e soprattutto che Scafati un domani non vada incontro a delle responsabilità. Questa è. Ma questo lo vogliamo tutti. Quindi, come membro della Commissione Bilancio, e siccome devo dire la verità, nella Commissione Bilancio stiamo lavorando bene, in maniera concorde, senza astio, senza polemiche, noi non abbiamo visto questa problematica, abbiamo detto che l'avremmo approfondita in Consiglio Comunale. Giustamente anche degli esperti nel Consiglio Comunale nostri hanno verificato che c'è un vizio procedurale. Attenzione, qua nessuno vuole mettere in croce chi che sia. Allora, se il Consiglio Comunale nella propria competenza politica deve discutere prima della convenzione, è bene che l'approviamo noi la convenzione. Discutiamo nel merito della... benissimo, dopodiché modificare ed emendare una convenzione non succede niente, questo va negli interessi della nostra comunità, perché se non farlo oggi noi potremmo dire benissimo approvatelo voi, domani ci saranno delle responsabilità, se dovesse essere diciamo bocciato tutto dei ricorsi e quindi potrebbero recare dei danni al comune di Scafati, i danni sono per tutta la comunità. E in quel caso dice, ma voi l'opposizione dove stavate? L'opposizione responsabilmente stasera è pronta a dare una mano alla maggioranza, a migliorare e ad emendare eventualmente questa convenzione e quindi eventualmente
diciamo, bocciare e revocare il bando e farne uno nuovo. Non succede niente, lo facciamo tutti insieme nell'interesse della comunità. Il compito di tutti, maggioranza e minoranza, alla fine poi è di fare le cose nell'interesse della nostra comunità. Tutto qua. Quindi senza polemica, in maniera costruttiva, vi invitiamo ad accettare l'emendamento che stiamo proponendo. Basta. Allora, se non ci sono altri interventi, risponde il sindaco. Chi sta scrivendo? No. No, il problema è completamente diverso, perché la discussione mi ha convinto anche, diciamo, sulla legittimità di votare lo schema così com'è. Chiaramente, insomma, proprio dalle cose che diceva prima l'avvocato D'Alessandro, il consigliere D'Alessandro, quando parlava della faccenda del prosoluto, no? Cioè, la banca scappa perché davanti a un prosoluto deve erogare naturalmente il pagamento. Dice, siamo impazziti di questi tempi, il denaro, la liquidità non c'è. Cosa significa per chi ci ascolta? Significa che l'impresa o il fornitore che ha a che fare con il comune si presenta con la fattura, insomma, si presenta con il prosoluto, non il prosolvente da parte del comune. Va in banca e la banca deve erogare i soldi. Guardate, noi vogliamo fare gli interessi, vogliamo fare i montiani, sapete chi sono, insomma, quelli che hanno fatto gli interessi delle banche. Vogliamo fare i montiani o vogliamo invece stare dalla parte dell'impresa, stare dalla parte di chi, dei fornitori che hanno a che fare con il comune, con i commercianti, dalla parte, insomma, di chi vive momenti di grande difficoltà sul piano della liquidità? Io voglio stare dalla parte, insomma, dei secondi, non voglio stare dalla parte delle banche. Allora, quando mi dite questo schema di convenzione non va bene perché nella parte in cui citava, insomma, l'avvocato D'Alessandro sul prosoluto fa scappare le banche, beh, questa cosa mi convince ancora di più. Ragionia ha fatto bene, insomma, è uno schema di convenzione straordinario che ci mette nella condizione, insomma, di dire sì, assolutamente sì, e di dire un no, assolutamente no, invece alle cose che proponeva D'Alessandro, che con un eventuale emendamento che va in questa direzione prova a favorire la banca, le banche, quelli che non vogliono erogare soldi perché dicono, insomma, dovete stare in difficoltà o dovete continuare ad essere in difficoltà. Perché questo è quando si parlava della faccenda del prosoluto, non so se siete d'accordo, no? Il prosoluto, andare lì con il prosoluto da parte del comune, significa ricevere i soldi dalla banca senza avere tutte le garanzie possibili e immaginabili che invece sono in un prosolvente, no? Insomma, è una differenza abissale da questo punto di vista. E il comune, naturalmente, il nostro, insomma, ragione di capo, insomma, il prosoluto o sul prosoluto dà il placet, sul prosolvente comincia a dare, insomma, a mettere in campo difficoltà. Questo nell'interesse del comune. La banca dall'altra parte fa un altro ragionamento. E allora io non voglio passare per montiano, non perché non sono di quella corrente politica, ma semplicemente perché non voglio fare gli interessi, insomma, delle banche in questa partita. Quindi sulla faccenda dell'emendamento assolutamente bocciato se proposto, insomma, perché noi non siamo dalla parte delle banche. Al massimo possiamo dire, possiamo consigliare al nostro dirigente, insomma, quindi io dicevo, diamo mandato al dirigente di valutare la possibilità di ritirare il bando nell'ambito delle proprie responsabilità. Però in queste responsabilità ci mettiamo anche le cose che diceva l'avvocato Chirico. Abbiamo pubblicato questo bando, abbiamo speso 2000, io le sto dicendo, abbiamo pubblicato questo bando, abbiamo speso 2500 euro, ripubblicare il bando significa spendere altre 2500 euro di questo comune. Se c'è o ci sono delle motivazioni forti e serie, e allora dico, diciamo categoricamente che il bando va annullato. La giunta di capo, il dirigente, dice benissimo, insomma, lo annulliamo, spendiamo altri 2500 euro, insomma, e va bene così. Però dovete dirmi, insomma, e faccio appello alla vostra intelligenza, senso di responsabilità, maturità e alla capacità di interpretare, insomma, naturalmente in modo positivo gli interessi, insomma, di questo comune. Conviene annullare un bando senza modificare lo schema di convenzione? Conviene, insomma, annullare il bando? Se modifichiamo lo schema di convenzione, sono d'accordo con voi.
se non modifichiamo lo schema di convenzione conviene insomma spendere altri 2.500 euro? Io credo di no. Noi diamo mandato al dirigente di assumersi le proprie responsabilità rispetto a una vicenda che è di natura gestionale, ma non mi assumo la responsabilità di dire nel deliberato categoricamente bisogna annullare il bando. Vi ripeto, se poi proponete l'emendamento dell'avvocato D'Alessandro sulla faccenda del prosoluto, lo discutiamo. Siamo sulla stessa lunghezza di frequenza, lunghezza d'onda. Perché uno schema, perché quell'emendamento avvocato Santocchio favorisce la banca e noi siamo contro, insomma, naturalmente in questo momento proprio il sistema bancario e il comportamento delle banche nei confronti, insomma, non soltanto della pubblica amministrazione, ma nei confronti dell'impresa, dei fornitori, insomma, e di chi ha a che fare con le banche. Siamo contro. Quindi assolutamente non lo proponete, perché è anche antipopolare questa cosa, vi fa perdere consenso, oltre che farvi diventare montiani, insomma, da questo punto di vista. Quindi dico, ragionate su questa cosa, però io aggiungerei nel deliberato questa cosa: diamo mandato al dirigente di valutare la possibilità di ritirare il bando nell'ambito delle proprie responsabilità. Punto. Ma non più di questo. Benissimo. No, non approviamo nessun bando, lei è fuori tema. La proposta di tema di convenzione. Basta che per quanto mi riguarda il mio voto è contrario, perché non nel rispetto della legge. Approvatevi lo schema di convenzione. Avete ragione, 2.500 euro, cioè tutto quello che volete. Regolarmente li dovrebbe pagare chi lo ha fatto. Regolarmente lo dovrebbe pagare chi lo ha fatto, non siamo qua a discutere. Voi approvatevelo senza nessun problema. Lo schema di convenzione è chiaro. Approvatevi lo schema di convenzione, necessario che per quanto vi riguarda sia scritto, poiché voto contro, poiché non è nel rispetto della legge. Regolarmente la convenzione va approvata prima del bando. Chi fa questo come dirigente lo sa, lo doveva sapere. Quindi approvatevi il bando, mi rendo conto, avete problemi, le difficoltà, tutto quello che siete in maggioranza, approvate e pigliatevi la responsabilità. Non approviamo il bando, ripeto, l'ultima chiuso. Allora, se siete, io chiuderei, posso chiudere la discussione, apriamo dichiarazioni di voto? No, per chiudere la discussione apriamo dichiarazioni di voto, insomma, questo è per precisarlo. Sì. Pensi che abbiamo avuto un atteggiamento più che chiaro, perché altrimenti stavamo lì, ci stavamo zitti, voi deliberate e poi praticamente ognuno faceva ricorso e faceva. Allora, noi che cosa diciamo? Ci sono due cose che almeno la nostra parte è quella che evidenzia, due cose. Il sistema dell'offerta economicamente più vantaggioso non ci piace, cioè ci piace il sistema del massimo ribasso. Due, ci vogliono dei requisiti, perché con questo bando io dico come fratelli d'Italia, non come sorelle d'Italia, come fratelli d'Italia. Fratelli e sorelle, non è che. Però voglio, altra cosa, è il requisito, ci vuole almeno un capitale sociale da parte della società che deve partecipare pari alle esigenze di cassa che c'è il comune. Cioè, se un comune. No, qua non è implicito. Qua è sufficiente che una società con un capitale sociale di 516.000 euro possa partecipare. Nel momento in cui che alziamo il livello del capitale sociale e lo portiamo praticamente, quant'è? Almeno di 10 milioni di euro, che sono le esigenze di casse che hai, perché diversamente chi viene a concorrere? I casalesi. Cioè con tutte queste. Vabbè, i casalesi, cioè, stanno dappertutto. Cioè, è un momento, insomma, dove vedono tutti i casalesi, mo si portano i casalesi. Un periodo si portavano i corleonesi, ma i casalesi, e vedono dappertutto, non so quando ne sono. Cioè io non. Allora, sono queste due cose. Sì. Sono questo sistema dell'offerta economicamente più vantaggioso. Sì, però il sistema. E l'altra cosa è il capitale sociale, che ci vogliono dei requisiti, vanno specificati dei requisiti. L'ultima cosa è di pesare bene il valore del contratto, perché la cosa è
se l'onere finanziario di quest'anno è stato 50.000 euro, allora per 5 anni sono 250.000 euro. Cambiando il valore dell'appalto, cambia la procedura. Anche questo bisogna vedere. Perché cambiando il valore, il peso economico dell'appalto... L'aspetto gestionale. No, no, allora, ma in questo momento l'aeroporto è convenzione, ma fa nulla. Cioè, possiamo dare un indirizzo? Cioè, questo è. No, vabbè, no, ma questo non gli è. Se c'è stato qualche suggerimento. E qui siamo ammalati dei suggerimenti, non è? Qualche emendamento, cioè riproponiamo l'emendamento. Allora facciamo un emendamento. Dove diciamo? Sono convincenti. Allora noi chiediamo al dirigente di interrompere il patto. Che insomma andiamo a integrare. Interrompiamo il patto. Se la convenzione rimane la stessa, noi la riteniamo opportuna perché è uno spreco di 2.500 euro. Ma 2.500 euro, se sindaco, ha annullato tanto avanti, ultimamente il comune ha pagato pure 46.000 euro per una gita che non so, gli anziani non sono mai andati e il comune ha pagato 46.000 euro. Cioè, chi l'abbiamo pagato? Che non sapevo, perché insomma, non licenzio questo dice. No, non lo sa. Non lo cacciamo. No, non lo sa. No, mi dica chi no. È stato. No, praticamente per quanto riguarda la gara degli anziani, so che praticamente è stata pagata. Gli anziani, ma gli anziani, guarda che l'albo è pubblicato. Ah, no, sbagliato. Ai giovani. No, perché gli anziani la domanda è pubblicata. Ancora devono andare. Abbiamo chiesto risarcimento, noi risarcimento danni. Ma nelle more loro hanno fatto il decreto ingiuntivo e il comune ha pagato 46.000. No. Noi abbiamo chiesto, poiché loro non hanno rispettato insomma, quello che prevedeva il bando, perché c'era un periodo entro il quale bisognava fare la cifra, noi abbiamo chiesto un risarcimento danni per danno di immagine. E allora non lo so, ce lo voglio dire. Avremmo licenziato il dirigente. Qualche altro bando, tipo sull'affidamento della sorveglianza sanitaria, pure è stata annullata e poi è stato quando parliamo di 2-3.000 euro. Ma 12.000 euro. Cioè. Ma chiaramente mandavano via. Sindaco, come sempre, i 2.000 euro una volta sono 16.000 euro e in questo caso sono 12.000 euro, cioè sono 1.000 euro, voglio, ma non chi è che voglia. La sorveglianza sanitaria spendiamo 10.000 euro all'anno. Ho detto 10.000 euro all'anno. No, io ci sto dicendo, è un atto gestionale, non ne voglio parlare. Allora, voglio dire, rispetto a questa cosa qua, invece è opportuno una riflessione. Questo. Allora, sì... La dichiarazione di voto al consigliere Pisacane, prego. Buonasera a tutti. Per la verità io non volevo intervenire perché per quello che è stato detto tra tutti quelli che hanno sono intervenuti, compreso il sindaco, è stato detto quasi un po' tutto. Però mi corre l'obbligo di precisare una cosa e per la verità vorrei... uso un termine molto forte, elogiare gli amici dell'opposizione facendo parte della Commissione Bilancio, perché questo problema del bando ne abbiamo già parlato in Commissione, è uscito già fuori, però proprio per la loro per la loro umiltà, per la verità e per il loro senso di responsabilità per quello che fanno, veramente li deve elogiare perché non ne hanno parlato e solamente per il compito che svolgono si sono riservati in Consiglio Comunale di decidere quello che era. Tanto è vero che non avevano parlato, però sono stato costretto a fare dichiarazioni, per cui io li voglio ringraziare e voglio dire un'altra cosa. Vorrei sapere che la proposta recita a quello che diceva l'avvocato D'Alessandro. Ti faccio una domanda, avvocato. L'articolo 107,3 del decreto legislativo 267 del 2000 dice che il dirigente competente provvederà successivamente all'indizione delle procedure di appalto. Ma quelli là che partecipano all'appalto, il bando lo vedono prima o no? O partecipano a occhio chiuso? Se il bando non va bene, lo diranno prima. Quindi una volta partecipata, una volta fatto la gara, il discorso se è prima o dopo, secondo me è relativo. È vero che è una questione formale, è vero che è una questione legale, è vero, però
non significa il Mario Reggi, significa che il 31 dicembre, che è domani mattina, no? Parlando, il comune si troverà senza il tesoriere. È vero che c'è il prorogazio, è vero che c'è il prorogazio, è pur vero. Però se noi, quando prima, cercheremo di fare quello che è il nostro dovere, è di avere la legalità quanto prima. Sì, questo è, io capisco il vostro ruolo, però appunto stavo elogiando i tre compagni dell'opposizione perché questa cosa l'hanno capita e secondo me non fanno demagogia. Questo è quello che volevo dire, grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Passiamo a... Consigliere vuole intervenire? Consigliere Cucurachi. Sentire la discussione. Da parte nostra non c'è alcuna difficoltà. Noi abbiamo sollevato un problema procedurale. Non siamo entrati nel merito dello schema di convenzione. Avremmo potuto farlo nella commissione bilancio. Non lo abbiamo fatto. Non abbiamo sollevato, come dire, problemi. Perché ci siamo riservati di esprimere il nostro giudizio in Consiglio Comunale. Ora, ripeto quello che ho detto e sia chiaro, noi non facciamo gli interessi delle banche. Quindi, Avvocato Chirico, quando si vuole confrontare con me, quando vuole, qualsiasi campo, diritto bancario, diritto amministrativo, sui bandi, quando vuole, sui piani regolatori, sugli strumenti urbanistici vigenti, non vigenti, quando vuole. Quindi sulla questione, sull'argomento, noi non poniamo questioni. Quello che diceva il sindaco è giusto, non c'è bisogno però di emendare niente, perché c'è la responsabilità del dirigente. Noi siamo un organo politico, il dirigente è un organo tecnico, il dirigente si assume la responsabilità. Grazie. Possiamo concludere le dichiarazioni di voto, così passiamo alla votazione. Ok, altri interventi? No? Ok, passiamo alla votazione. Nessun emendamento viene presentato allora? No, il consigliere Santocchio? Un attimo solo, dottoressa.